Allora, il professor Roberto Cauda è professore ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha svolto una grande attività di ricerca e didattica presso l'Università di Alabama e l'Università di Lubbock, Texas, e insegna in molte università europee. Io ho avuto il piacere e l'onore di ascoltare il professore Cauda in televisione. E avevo, devo dirle la verità, la professoressa Perrone, che ringrazio perché è diciamo l'artefice di questo bellissimo progetto che va avanti nel nostro liceo, progetto Scienza Oggi, che va avanti nel nostro liceo da un bel po' di anni, che mi manda pian piano i messaggi e mi scrive: guarda preside, c'è il professor Cauda, collegati, eccetera. Quindi io ho avuto veramente l'onore e il piacere di ascoltarla, per cui comprenderà bene quanto io sia onorata di averla qui a parlare e a dialogare con i miei studenti su un tema delicatissimo qual è quello del cosa i giovani possono fare, cosa non possono fare, come sarà quest'estate, ed è un tema di diciamo notevole rilevanza e importanza non solo per i ragazzi ma anche per noi stessi. Saluto la dottoressa Galati, psicologa, psicoterapeuta, che è vicinissima al mondo dei giovani e che ha accettato il nostro invito a essere presente in questo incontro. Per cui io non voglio togliere tempo a questo argomento così interessante, per cui professore le passo la parola e siamo in attesa fervida di ascoltare quello che poi lei ci dirà. Grazie ancora. Grazie preside, grazie per le sue belle parole, grazie per tutto quello che lei ha avuto la bontà di dire su di me. Spero di essere all'altezza di quello che sono le vostre aspettative, ma soprattutto cercherò anch'io di capire meglio da voi un po' quelle che sono le realtà di una importanti della scuola. Ma prima di iniziare a parlare, mi fa piacere, ho qui il vostro la locandina, e il progetto di cui io ho avuto contezza parlando prima nei giorni scorsi con le professoresse, mi hanno detto appunto che è un progetto, come lei ha giustamente ricordato, che va avanti da alcuni anni, Scienza Oggi, bellissimo termine, in cui in un liceo scientifico che ha il nome impegnativo di Leonardo da Vinci, è con dei ragazzi che se si fanno questi progetti sono interessati, quindi un piacere stare con gli studenti. Io quest'anno tra i miei cruci è quello di non aver potuto fare lezione di persona, l'ho dovuta fare via internet, agli studenti sia del corso dell'Università Cattolica sia al campus biomedico, e l'ultima lezione di presenza l'ho fatto all'Università de Paris il primi di marzo. Poi onestamente dovevo insegnare in altre università europee, ma il Covid ha cambiato quello che erano i nostri progetti. Allora, io so che ci sono una serie di domande, so che queste domande saranno focalizzate su quello che è la tematica, l'estate dei giovani al tempo del coronavirus, cosa sapere, cosa fare, cosa non fare. Allora, cerchiamo un attimo di capire un po' che cosa ci è capitato addosso. Microfono. Professore, scusi, si è interrotta la comunicazione, il microfono si è disattivato. Si è disattivato. Ho l'impressione di vivere uno di quei film dove si parla di questi virus più o meno misteriosi, e io ho vissuto nella mia vita 8 epidemie, compreso quella di Ebola in Africa, e devo dire che per una serie di ragioni che vi dirò in questa breve introduzione che farò, ma che poi saranno
magari più acclarate nel corso del dibattito, delle domande, e questa è molto molto diversa da quelle degli altri. La prima lezione che abbiamo imparato e che spero non tanto noi quanto i nostri governanti, l'Accademia in genere, chi piglia delle decisioni per quello che riguarda gli ospedali, è che in fondo non dobbiamo cadere in quell'equivoco che un importante general surgeon americano che si chiamava William Stewart nel 1960 disse: è tempo di chiudere il libro delle malattie infettive e di aprire quello sul tumore e sulle malattie cardiovascolari. Ora, adesso non voglio certamente, questo chi si occupa di scienza, di malattie infettive, questa frase poi l'ha detta, non l'ha detta, insomma fa parte un po' del nostro bagaglio culturale, però e non voglio certamente infierire per quello che non aveva previsto, ammesso che l'abbia detto questo general surgeon americano, però vorrei ricordare che le epidemie prima o poi avvengono, e oggi non abbiamo più la cognizione che queste epidemie siano controllate. Sì, lo saranno, ma ci sono state una serie di problemi che oggi noi stiamo affrontando. Allora, vi dicevo di queste otto epidemie che ho vissuto, alcune delle quali più gravi, alcune delle quali meno gravi, ma quello che oggi noi stiamo fronteggiando è una malattia infettiva molto diversa, secondo me, dalle altre. Qual è la maggiore diversità? È che la SARS, di cui questa malattia condivide l'80% del genoma, del patrimonio genetico, e che probabilmente ha la stessa origine nei pipistrelli, aveva una maggiore facilità di controllo. Perché? Perché non c'erano dei soggetti asintomatici. Oggi il nemico può essere tra di noi, perdonatemi se uso questo termine nemico, ma può in qualche modo determinare e non essere riconosciuto. E questa è una delle ragioni per cui, ad esempio, la SARS, con il lockdown, è stata possibile controllarla identificando i soggetti ammalati, e per questa è molto molto più difficile. Il quadro clinico, si è stato detto tante volte, è un quadro clinico molto diverso, perché va da soggetti asintomatici a soggetti che finiscono in rianimazione, che muoiono. L'età. Ora, e io vorrei cominciare a parlare e a rivolgermi ai giovani in questo momento per dire che l'età non è che li protegge al 100%, ma sicuramente, se qualcuno di quelli che mi sta ascoltando in questo momento, e speriamo nessuno mai, dovesse per sfortuna contrarre il coronavirus, della SARS-2-CoV, questo è il nome del virus e la malattia si chiama Covid-19, assai verosimilmente avrà una forma asintomatica, blanda. Se venissi contagiato io, per l'età che ho un maggiore rischio di avere una forma più grave, di finire in rianimazione e di avere anche un'evoluzione molto più grave. Qual è uno dei motivi di maggiore preoccupazione? Dunque, abbiamo assistito nei mesi, negli anni passati, al grosso dibattito sui vaccini. C'è un vaccino e è umano, no? Diciamo, chissà, ci farà bene. Io non voglio fare polemiche certamente con i Novax, rispetto le idee di tutti, però nelle numerose epidemie che io ho vissuto, la prima cosa che veniva detta: ma c'è un vaccino? E l'assenza di un vaccino viene quasi imputata alla scienza come una non capacità di reagire. Non c'è un vaccino. Probabilmente ci sarà, non sappiamo quando, io non faccio l'indovino, forse ce ne sarà più di uno. È evidente che il vaccino sicuramente sarà la risposta. Se noi oggi avessimo un vaccino che funzionasse, è chiaro che tutte le nostre preoccupazioni scemerebbero, non ci sarebbe
da parte nostra quella attenzione che invece è dovuta. Oggi non abbiamo né vaccino né terapie idonee, adatte per questo tipo di malattia. Per carità, alcune terapie ci sono, una di queste, l'idrossiclorochina, l'avevamo sviluppata insieme ad altri colleghi per la SARS nel lontano 2003 ed è stata tirata fuori adesso. Però noi dobbiamo oggi pensare a una malattia per la quale non c'è una terapia specifica, non c'è un vaccino specifico. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire con intelligenza, seguendo quello che la scienza ci dice, scienza che ha dimostrato di essere molto efficace, perché questa malattia compare, è bene non dimenticarcelo, alla fine del 2019, se era la fine del mese, l'inizio del mese di dicembre, ha poca importanza, ma il giorno 9 gennaio, mi permetto di ricordarlo, i colleghi scienziati cinesi avevano messo a disposizione il genoma completo del virus. Questo ha permesso, tanto per intenderci, di poter allestire un test diagnostico, i tanto ricordati tamponi su cui si basa la diagnosi e l'allestimento poi dei test sierologici, che sono quelli che vengono a essere impiegati. Non so quanto possa interessare questo uditorio, però l'esempio di questa malattia è anche importante in termini di sanità pubblica, perché ci ha visto che, nonostante l'Italia abbia uno dei servizi sanitari su base nazionale migliori al mondo, di cui dobbiamo essere fieri e dobbiamo cercare di preservarlo, ciò non di meno, anche in regioni notoriamente dove i servizi sanitari funzionano, come la Lombardia e il Veneto, questo servizio sanitario è stato messo a dura prova. L'aspetto positivo di tutto questo è che, quando terminerà questa terribile pandemia, perché è una pandemia, e magari ricorderemo cosa vuol dire pandemia in un attimo, ci rimarrà come patrimonio tutto quel know-how di conoscenze, ma anche i macchinari per la rianimazione, che erano circa 5.000 all'inizio dell'emergenza e adesso sono molto di più. E anche un'altra lezione importante, che non possiamo demandare tutto agli ospedali, ma che bisogna che ci sia anche un sistema territoriale legato ai medici di medicina generale, a quelle che oggi sono state fatte come sono le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale fatti da medici e da infermieri, l'infermiere di quartiere. Allora, questa malattia, come unico dato forse positivo, ci ha insegnato a essere molto più rivolti verso una medicina di comunità, senza nulla togliere ovviamente alla medicina ospedaliera. Quindi ci ha posto delle problematiche nuove. Badate bene, alcuni pazienti sono stati ricoverati, ma un enorme numero, più della metà, è rimasta a casa sua. E una delle difficoltà che ci hanno detto le persone, e sono convinto anche in Puglia, che è, come noto, ha un ottimo sistema sanitario, è probabilmente le persone a casa hanno avuto qualche difficoltà che nelle future, purtroppo inevitabili, pandemie. Cito uno storico della medicina, Corbellini, quale all'inizio di questa epidemia disse: dobbiamo metterci in testa che le pandemie e le epidemie non finiranno e sono purtroppo a carattere periodico. E lo sono perché la maggior parte di queste derivano dagli animali, sono delle antropozoonosi, è così l'ebola, è così l'aviaria, è così la suina, tanto per parlare di influenze, è così la SARS, era così la SARS, è così questa malattia. Ma perché avvengono queste malattie? Perché l'habitat degli animali selvatici si riduce progressivamente e ci sono, anche per colpa dell'uomo, delle occasioni di contatto tra gli animali selvatici e l'uomo, e questo porta inevitabilmente a una possibilità del contagio. Allora,
cos'altro questa pandemia? Ecco, volevo dire cos'è la pandemia. Forse la pandemia vuol dire che tutto il mondo è colpito. Se io devo andare indietro negli anni, nel tempo, in genere solo l'influenza nel secolo passato aveva dato tre grandi pandemie. La influenza spagnola, che purtroppo in questi giorni è più volte ricordata, se non altro con le immagini delle persone con le mascherine nelle varie città italiane del mondo, che sinistramente ricorda quello che stiamo oggi vivendo. Ben inteso, le mascherine portiamole, perché è un mezzo, come diceva appunto la preside prima, di difesa, e il non portare le mascherine è un danno sia per se stessi, ma un grande danno per la collettività. Quindi la pandemia, queste tre pandemie, la spagnola, la Hong Kong nel 68 e in mezzo negli anni 50 la asiatica, sono state periodiche. E l'altro elemento importante, questo lo diceva un premio Nobel Sen, un premio Nobel dell'economia, e un cenno poi lo farò sull'economia e sugli aspetti economici che le pandemie si tirano dietro, è che oltre al contatto uomo-animale, animale-selvatico, c'è anche il mondo globalizzato. Oggi noi capiamo quanto sia importante viaggiare, sia nell'ambito della nostra regione, sia fuori dalla regione in Italia, sia andare all'estero, e quanto questo ci manca. Evidentemente c'è un rischio in tutto questo. Faccio l'esempio, l'asiatica, che poi non è successo mille anni fa. Io ero bambino e me la ricordo, negli anni 50, per giungere il virus dalla Cina in Europa ci mise un anno e mezzo. Oggi è partita l'epidemia in Cina e è arrivata prestissimo in Italia. Tra l'altro, i dati ci dicono che in Lombardia il virus ha iniziato a circolare i primi di gennaio, e quando c'è stato il primo caso, quello, tanto per intenderci, del podista, già 1300 casi erano stati, si stima, presenti in Lombardia. Quindi, e questo spiega anche come mai la Lombardia sia stata più colpita. Mi fa piacere anche ricordare, da un punto di vista epidemiologico, io so che c'è un grande epidemiologo che è stato chiamato dalla regione, il professor Lopalco, che sicuramente ha messo in atto in Puglia delle misure estremamente efficaci, ma se noi guardiamo un attimo alla carta geografica dell'Italia, vediamo che tutto il rosso, quello delle regioni più colpite, è al nord. Poi ci sono alcune regioni colpite al centro, qualcuna di più, qualcuna di meno, molto meno al sud e nelle isole. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che l'ingresso del virus è stato più importante nelle regioni del nord e meno nelle regioni del sud e del centro, e soprattutto si è messo in atto quel lockdown, che è stato certamente una misura draconiana, che è durato per 57 terribili giorni, che è finito inizialmente due settimane fa e che oggi ci vede un pochettino più liberi. Però questo è servito perché ha impedito, ad esempio, che le regioni che non erano state colpite o colpite in misura molto più bassa avessero il problema che ha colpito il nord. Io credo che bisogna anche ricordare ai più giovani che ci sono delle modalità di prevenzione. Non abbiamo, abbiamo detto, il vaccino, non abbiamo nessun mezzo di terapeutico, ma abbiamo la possibilità di contagiarci. E come? Lavandoci spesso le mani. Questa è una delle misure più importanti, mantenendo quel distanziamento sociale e fisico, si dice un metro, almeno un metro, sei di più è meglio, l'uso delle mascherine. Sulle mascherine è stato detto di tutto e di più.
ma noi sappiamo che con le mascherine possiamo ridurre, azzerare la possibilità che i soggetti, sia con malattia, ma sia soprattutto gli asintomatici, emettono nell'ambiente il virus. I guanti, laddove andiamo a toccare le cose. Quindi l'uso, sanificare gli ambienti. Queste sono tutte misure che dobbiamo mettere in atto noi. Io dico sempre, si può fregare il posto di blocco, si può fregare chi in qualche modo è deputato a controllare che questo avvenga e avvenga in modo preciso, ma non, alla fine i fregati siamo noi, perché ritarderemo quel ritorno a una normalità, la cosiddetta fase 3, perché ormai è chiaro. Se ci saranno dei contagi, è stato detto in tutti i modi, ci sarà una nuova chiusura. Questa nuova chiusura sarà drammatica dal punto di vista sanitario, ma forse ancora di più dal punto di vista economico, e credo che non ce lo possiamo permettere. Io avevo pensato di parlare per una 10-15 minuti, cosa che ho fatto, e spero di aver almeno perimetrato quelle che sono le caratteristiche della malattia. Grazie mille, professore, veramente penso che sia stato particolarmente esaustivo, e quindi lascio adesso la parola alla dottoressa Galati, giusto per così introdurre dal suo punto di vista il problema, e poi lasciamo la parola ai ragazzi. Dottoressa, dovrebbe aprire il microfono. Ok, salve a tutti. Io mi presento, io sono Paola Galati, sono una psicoterapeuta. Tra l'altro vi confesso di essere emozionata, perché il liceo scientifico, diciamo, da Vinci è stato il mio, diciamo, liceo ben 25 anni fa, quindi diciamo che è la scuola più bella del mondo. Lo so. Al di là del fatto che l'abbia frequentata lei, che io è una cosa che sono che mi porta sicuramente tanta gioia, però il liceo Da Vinci di Maglia è la scuola più bella del mondo, non ce n'è stata. Sì, infatti, concordo. Professore. No, ma infatti diciamo che l'emozione viene proprio da questo fatto, visto che è stata anche la mia scuola, mi porto nel cuore quei tantissimi ricordi positivi. E niente, io sono una psicoterapeuta ad approccio rogersiano, e da anni mi occupo di, diciamo, età evolutiva e anche di bambini. Quello che effettivamente stiamo attraversando ora è sicuramente un periodo surreale, no? Quindi il mio ruolo, diciamo, qui oggi è quello sicuramente di affiancare il professore, diciamo, però è anche quello di curare un po' l'aspetto relazionale, no? Perché effettivamente è un periodo della nostra vita in cui sono state messe in discussione fondamentalmente la relazione con l'altro, no? Quindi i nostri ragazzi si trovano in situazioni in cui hanno dovuto rinunciare proprio alle loro abitudini, no? A quello che sono le loro, diciamo, consuetudini, no? La loro normalità. E quindi, cioè, nel senso, è molto importante per noi adulti, appunto per noi esperti, anche stare a fianco ai loro vissuti, no? Come si vivono. A me piacerebbe sapere effettivamente cosa loro hanno imparato proprio da questo periodo, no? Soprattutto adesso che si scontreranno appunto con una nuova fase, no? La nuova fase di vicinanza all'altro, no? Prima siamo stati distanziati, ora sì, quindi, diciamo, iniziamo ad avvicinarci all'altro. Quindi a me fa piacere essere con voi, e fa piacere comunque accompagnare i loro vissuti anche a fianco al professor Cauda. Quindi sono pronta, ecco, per le eventuali domande. Perfetto, allora grazie dottoressa, possiamo passare la parola alla prima ragazza, che è Stefanelli Cristina della 4B. Allora, ragazzi, ricordate, prima di rivolgere le domande agli ospiti, di accendere la telecamera e anche il microfono, naturalmente. Allora, Stefanelli. Salve,
Buonasera. Allora, oggi è noto, anche se prima dell'epidemia non lo era, che anche un asintomatico può trasmettere il virus. Quindi ciò che io chiedo è come ciò ha influenzato l'andamento e la portata dell'epidemia e soprattutto quanto ha influito nel rallentamento del contenimento del virus. Concludo con un'ultima curiosità. Dato che purtroppo ognuno di noi è fonte potenziale di contagio e di malattia, come ciò ha influenzato le relazioni con l'altro? Grazie. Grazie innanzitutto di questa domanda che è molto, molto articolata e anche molto interessante. Mi permette di dire sicuramente gli asintomatici rappresentano il vero problema. Recentemente su una rivista di grande prestigio, qual è il New England Journal of Medicine, c'era scritto che rappresentavano il tallone d'Achille di qualunque tipo di intervento di sanità pubblica. Mi spiego meglio. Io vedo queste magnifica parterre di persone e se io le avessi davanti fisicamente a meno di un metro e voi aveste me fisicamente, chi potrebbe dire che è non affetto dal virus? Nessuno. Dovremmo fare ovviamente i tamponi, cosa che non può essere fatta, anche se oggi si fanno più di 60.000 tamponi al giorno in Italia, ma su 60 milioni di persone non si può fare. E allora bisogna considerarci, salvo ovviamente nel nucleo familiare, ma aggiungo sommessamente che uno dei maggiori contagi sono avvenuti a livello delle famiglie, soprattutto al nord dove c'è stato un caso, magari qualche altro familiare si è contagiato. E cominciamo oggi a capire anche l'entità di questo contagio, perché avrete sentito parlare, oltre che dei tamponi, dei test sierologici. Cosa sono i test sierologici? Sono test che mettono in evidenza gli anticorpi e se non possono ancora dare, perché non ci sono negli studi, una patente di immunità, mi spiego meglio, io ho gli anticorpi, non mi ammalo più, quindi sono immune. Questo non lo si può ancora dire, ma si può dire invece che io sono venuto a contatto con il virus se ho gli anticorpi. Quindi per rispondere alla sua domanda, sicuramente questa malattia rispetto a molte altre malattie ha avuto un enorme vantaggio da un punto di vista di diffusione grazie agli asintomatici. Facciamo il caso del già ricordato della Lombardia. Il mancato riconoscimento incolpevole, inconsapevole di questi soggetti o magari anche dei primi malati in un periodo in cui tutti aspettavamo il caso dalla Cina, in realtà poi il caso probabilmente è venuto, si dice, si pensa anche dalla Germania, e queste polmoniti strane che venivano viste venivano attribuite, essendo la stagione, all'influenza. Quindi sicuramente la risposta è sì, l'andamento dell'epidemia è stato fortemente influenzato dagli asintomatici. Dirò di più, all'inizio quando non si sapeva ancora di avere questo virus in casa, anche purtroppo dai casi. E lei poi chiedeva anche che tipo di rapporto tutto questo fa. Allora, io credo che la psicologa mi potrà dare una mano, ma prima che introdurla dirò una cosa io. C'è una certa diffidenza, ma uso il termine tra virgolette diffidenza. Tutti noi ci mettiamo la mascherina, ma non per diffidenza. Noi ce la dobbiamo mettere la mascherina, io ce l'ho qua. Guardate, quando entrano i segretari io mi metto la mascherina. Perché? Perché non so, non è solo per proteggere me stesso, ma è soprattutto perché è una protezione collettiva. Se tutti noi ci mettiamo la mascherina, chi è un asintomatico o ha pochi sintomi o c'ha banalmente il raffreddore, magari invece al Covid-19, non trasmetterà il virus, perché questo tipo di mascherina, ce ne sono anche di più sofisticate, ma questa chirurgica blocca la emissione del virus. Ok, allora,
Chiediamo se la dottoressa Galati vuole intervenire. Sì, io diciamo intervengo per assolutamente diciamo, per legarmi insomma, al professore. Quello che secondo me è principalmente cambiato è sicuramente diciamo, il livello di comunicazione, no? Ovviamente cos'è che è cambiato tra me e l'altro, perché l'altro è visto come una fonte potenziale di trasmissione di quindi malattia, quindi io mi metto in una situazione di protezione attraverso l'uso appunto dei DP, come diceva il professore, ma sicuramente io mi metterò in una condizione di attenzione dell'altro. Sicuramente è cambiato il modo di relazionarci, perché ora spero, insomma, non per tutto, sì, non prego, mi sento prego. Bene. Può continuare, sì. Sì, non per molto tempo, speriamo non per molto tempo, io dovrò rinunciare a dei gesti, no? come appunto le carezze, i baci, eccetera. Quindi è cambiato il mio modo di, diciamo, comunicare con l'altro, questo sì. È cambiato il nostro modo di comunicare, ma non è cambiato, come dicevo all'inizio della presentazione, il bisogno di relazionarmi all'altro. Io ho bisogno comunque dei miei rapporti, io ho bisogno dei miei rapporti amicali, io ho bisogno dei miei amici. Quindi non dimentichiamo che ci possiamo relazionare con l'altro, però con una piccola differenza per il momento, quello, come diceva il professor Cauda, di fare attenzione e di applicare alcune regole di prevenzione. Per cui io credo che non dobbiamo aver paura di rinunciare ai nostri rapporti. Sì, continuiamo ad avere i nostri rapporti, ma usiamo le precauzioni, usiamo le misure di prevenzione. Allora, grazie dottoressa. Adesso passo la parola a Pateran Chiara, della quarta. Anna Chiara? Eccomi, salve. Sì, salve, volevo chiedere. La videocamera, ci sei? Sì, l'ho accesa, professoressa. Ah, va bene, non si vede. Prego, prego, prego. Volevo chiederle, il virus ci ha colpiti in inverno, quando tutti noi eravamo protetti comunque dagli indumenti, da maglioni, cappotti, avevamo solo gli occhi, le labbra e il naso scoperti. Quindi volevo sapere, c'è il rischio che in estate il virus si possa trasmettere attraverso la pelle? E quanto potrebbe essere rischioso magari andare al mare, fare il bagno, provare degli indumenti in un negozio? Grazie. Sì, e deve abbassare la telecamera, se no non si riusciva a vederla. E allora, prima di andare oltre, io voglio far vedere, e l'avevo fatto fare la fotocopia, questa copertina della rivista Time, che ovviamente tutti noi conosciamo, del 20 di aprile. Non so se si vede. Sì, si vede. Sì, si vede. Si vede la rivista, sì. Time, e adesso vi leggo che cosa c'era scritto. Dobbiamo metterci in testa che le nostre vite sono cambiate. E c'è scritto Francesco Menchise, non è certamente riconoscibile, anestesista di Ravenna, Italia. Quindi ha avuto l'onore di avere la copertina di Time, cosa che generalmente viene riservata alle persone più importanti al mondo, purtroppo non è facilmente riconoscibile. Cioè, l'idea è quella che noi ci dobbiamo mettere in testa, che la nostra vita è cambiata. Venendo però alla sua domanda, no, attraverso la pelle non c'è il passaggio del virus. Questo è un dato importante. Ci sono virus, batteri, che possono passare attraverso la pelle, alcuni attraverso la pelle integra, alcuni attraverso le ferite. Questo, tutto quello che abbiamo e che sappiamo finora, estenderebbe a escludere questo. Poi lei, venendo da una regione bagnata dal mare e che è magnifica sotto tutti i punti di vista, e mi permetta di dirlo perché io non ho fatto il liceo scientifico, ma ho fatto il liceo classico in una città di mare che è Genova, e so benissimo come alla fine dell'anno scolastico ci sia questo desiderio di mare
di libertà, soprattutto nelle persone più adolescenti. Il bagno in mare non è pericoloso, non è pericoloso sdraiarsi sulla sabbia, e però c'è un però. Per arrivare al bagno, per arrivare al mare, per sdraiarsi sulla spiaggia, ci sono delle regole da rispettare che valgono sia per le spiagge attrezzate sia per le spiagge libere. Quindi quest'anno dovremmo, seguendo un po' quello che il collega anestesista ha detto, ci dobbiamo mettere in testa che per quest'anno la nostra vita è cambiata. Problema della provare gli abiti. Io non ritengo che, se avviene fatto con le mascherine, anche perché magari c'è il commesso o la commessa che ci aiuta, e i guanti, in questo caso ci sia un rischio, tenendo anche presente che probabilmente non ad ogni cambio, però ci sarà una sanificazione e dell'ambiente e degli abiti da provare. Grazie professore. Chiedo alla dottoressa Garati se sì, vuole intervenire. Sì, volevo fare una piccola, diciamo, riflessione, perché questa domanda, nel senso, mi fa pensare che ci sono due, diciamo, elementi importanti da cogliere, secondo me, molto velocemente. Sicuramente l'elemento della paura, no? Della paura di venire contagiati, e poi che è molto forte, cioè, insomma, è assolutamente umana, quindi dobbiamo fare i conti con questa dimensione umana che ogni giorno affrontiamo, che comunque i ragazzi affrontano in particolare. E poi un altro elemento, che è la paura di rinunciare, no? A ciò che ci piace, no? Diceva il professore che noi in Puglia abbiamo dei luoghi bellissimi, abbiamo un mare bellissimo, quindi è ovvio aver paura di rinunciare a cose che ci fanno piacere. E per cui, insomma, io, nel senso, io leggo in questa domanda appunto un'emozione della paura, e il mio diciamo suggerimento in questo momento è quello proprio di saperle condividere, queste paure, no? Perché sfido chiunque a non aver provato questa emozione in questo periodo. Quindi io, nel senso, innanzitutto mi viene a dire: fate bene a raccontarle le vostre paure, e fate riferimento anche a noi adulti per qualsiasi paura abbiate, insomma, no? Quindi ben vengano questi momenti di incontro, questi dibattiti, no? Per poter, diciamo, esorcizzarle queste paure. Quindi, insomma, io appunto volevo un po' cogliere la dimensione umana di questa domanda. Grazie dottoressa. Allora, adesso Casaluci Alberto, quinta L. Eccomi, mi si vede? Vediamo, prova ad accendere. Ho acceso. Dovrebbe. Prova a parlare, io non ti vedo, ma ok. Ok, ci sei. Grazie. Allora, noi sappiamo che il virus si diffonde attraverso starnuti, tosse, secrezioni corporee anche di vario tipo, come sudore o anche semplicemente il respiro, a causa del vapore acqueo contenuto nelle goccioline che noi emettiamo normalmente durante l'espirazione. E sappiamo anche che riesce a sopravvivere per un determinato periodo di tempo sulle superfici al di fuori degli organismi ospite. Ora, sappiamo di preciso quali meccanismi biologici gli permettono di fare ciò, e soprattutto per quanto tempo c'è effettivamente il rischio di infezione tramite un virus depositato su una qualche superficie? Sì, allora, innanzitutto questa è una di quelle malattie che si trasmette per via respiratoria, ma si trasmette attraverso dei nuclei che vengono emessi parlando, starnutendo, tossendo, e per questo è importante l'uso delle mascherine. Bisognerà anche recuperare molto dell'igiene della respiratoria. Ad esempio, quando uno non avesse la mascherina e dovesse starnutire o tossire, lo facesse nell'incavo del gomito. E durante la SARS, mi sia permesso ricordare questo, una delle maggiori preoccupazioni delle autorità cinesi, perché la SARS di fatto è rimasta, per le ragioni che dicevo, che era legata soprattutto ai casi sintomatici, gli asintomatici non c'erano, malattia molto più grave, era l'abitudine pessima che avevano i cinesi di sputare per terra. Quindi era una qualcosa che è stata in qualche modo stigmatizzata ed è stata prevenuta. Bisogna
Certamente sì, tutto questo non è solo respirando, ecco, mi permetto non di correggerla, ma per dare un'informazione più corretta, c'è, non è la respirazione di per sé, ma parlando, starnutendo, questo, e c'è una possibile emissione del virus, che fisicamente queste goccioline cadono, e cadono per terra, cadono sulle superfici. Ci sono stati degli esperimenti in laboratorio che hanno permesso di dimostrare, ad esempio, che su alcune superfici tipo legno, plastica, rame, c'è una variabile durata di ore, e quindi questo ha generato giustamente delle preoccupazioni. Leggiamola in termine, diciamo, più positivo. Il termine positivo è che noi, se tocchiamo qualcosa, dobbiamo lavarci le mani. Mi veniva in mente una battuta che, visto che siamo, mi permettete di usare questo termine, tra amici, circolava tra le varie cose che hanno circolato sui social, una battuta molto, molto, che a me è piaciuta molto, dice: non mi sono mai lavato le mani di più in vita mia, e sono usciti fuori anche gli appunti che mi ero scritto per l'esame di maturità, a furia di lavarmi le mani. A questo punto, adesso, senza arrivare a questi estremi, il lavaggio delle mani è, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il modo migliore. È chiaro che siccome nessuno di noi è così, ha la possibilità di lavarsi le mani se sta all'esterno, l'uso dei guanti potrebbe essere, o non toccare le superfici, un qualche cosa di utile. Mentre proprio ieri o l'altro ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che la pulizia delle strade forse non è così rilevante per la prevenzione della malattia. E questo, tutto sommato, è una buona notizia, anche se sarebbe bene, quando uno arriva a casa, lasciare le scarpe all'ingresso e mettersi le vesti da camera, come si usava una volta, e magari le pantofole. Quindi rimane per un certo periodo, nessuno sa quantizzare quanto sia, perché in laboratorio resta anche giorni, però teniamo presente che al di fuori delle condizioni di laboratorio, che sono condizioni ideali, c'è poi la competizione batterica, c'è l'umidità, c'è il caldo. Poi magari avremo modo, qualche domanda ci sarà sicuramente sul caldo, ma uno dei fattori per cui si pensa che il caldo possa dare una mano, qual è? Il fatto che fa evaporare le goccioline e quindi distrugge il virus. Quindi, dalla sua domanda, che ringrazio che lei mi ha fatto, traggo questa morale, se così posso dire: attenzione a quello che voi toccate, e lavatevi spesso le mani, e se avete la possibilità portatevi dietro un detergente alcolico, perché magari le mani non sempre si possono lavare, e usate i guanti ovviamente laddove c'è un'indicazione a farlo. Grazie. Grazie professore. Dottoressa Galati, il microfono per piacere, dovrebbe, ecco. No, io semplicemente pongo l'accento sul senso di responsabilità, no, al quale il professore ci ha praticamente richiamato, no? Quindi l'attenzione va sicuramente sul senso di responsabilità che assolutamente bisogna avere, perché non dimentichiamo che c'è stato richiesto una diciamo, modifica dei nostri comportamenti. Quindi è molto importante, appunto, l'uso, no, delle misure di prevenzione. Non dimentichiamoci che abbiamo a che fare con aspetti nuovi, su questo non ci piove. Fino a 3 mesi fa eravamo liberi di comportarci in maniera diversa, adesso siamo entrati abbiamo avuto a che fare con aspetti assolutamente nuovi per noi, e questo ci ha richiesto che cosa? Di aumentare il nostro senso di responsabilità e sicuramente di attenzione. Questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Questo, semplicemente volevo porre l'accento su questo aspetto. Grazie dottoressa. Adesso la parola a Scarciglia Cristian, quinta L. Sì, volevo un attimo intervenire io.
Questa cosa dei rapporti interpersonali io ritengo che sia la cosa peggiore che caratterizza questo virus, perché in tutte le grandi, diciamo, i grandi eventi tragici, no? Per esempio, prendiamo anche le stesse guerre. Le persone avevano bisogno del contatto fisico, cercavano il contatto fisico per sentirsi più forti. Noi invece in questa situazione, e ritengo che sia l'aspetto peggiore perché cioè, lo vivo io anche quotidianamente, cioè io con persone con cui ho rapporti amicali da una vita, nei confronti di queste persone mi trovo a nutrire un sentimento di diffidenza, perché automaticamente appena lo vedo dico porca miseria, potrebbe essere un asintomatico, oppure io potrei essere un asintomatico e non saperlo. E quindi secondo me la cosa peggiore che ci possa essere è proprio questo, aver paura, perché perché le persone hanno bisogno del contatto fisico. Noi siamo persone che viviamo anche, no, del contatto fisico, della pacca sulla spalla, di un abbraccio anche tra amici, e invece adesso queste che davamo per scontate adesso diventano delle cose che ci fanno paura. E quindi volevo aggiungere questo perché lo vivo personalmente ed è la cosa peggiore secondo me, che sì, a noi adulti spaventa, ma immagino i ragazzi, no? Anche gli stessi ragazzi. Sì. Voi preside, insomma, ricordavate all'inizio che siamo meridionali, il contatto, il toccarsi per noi, insomma, è parte della comunicazione. Sì, però vedete, dobbiamo farci violenza. Chiedo scusa un attimo, poi lascio davvero la parola ai ragazzi. Oggi c'è stata l'apertura dei ristoranti. Benissimo, allora si può andare al ristorante. Però pensi un po' lei, professore. Io mi trovo a mangiare con una coppia di amici, siamo a distanza. Allora prendo la brocca dell'acqua che è stata presa dal mio amico e mi ha versato, con la stessa mano prendo un tarallo, lo metto in bocca, sono spacciata praticamente. Cioè ci sono queste piccole cose che uno veramente, allora dice va bene, è meglio essere un po' ignoranti, perché altrimenti uno tocca il telefono, dice porca miseria, mi devo lavare le mani, diventa veramente eccessivo. Poi io le ho fatto l'esempio del ristorante, perché la brocca dell'acqua presa da te, io poi prendo un tarallo, lo metto in bocca e voglio dire, uno impazzisce poi alla fine, Sì, forse non è proprio nei termini, cioè no, io sono d'accordissimo con lei, mentre diceva non è una questione solo dell'essere meridionali o settentrionali, siamo italiani e da noi la gestualità è un meccanismo di comunicazione non verbale importante, importantissimo. Io credo che l'importante è essere cauti, tenendo presente di evitare le situazioni di pericolo. Se io sono molto grato alla preside per quello che ha detto, sia perché ha sollevato un problema di grandissima importanza, e poi mi permetterò in coda a questo che dico aggiungere una cosa che non avrei voluto dire, ma la dico perché è importante che i giovani la sappiano. Io credo che vada ribadito con forza che la modalità principe della trasmissione non è la trasmissione indiretta attraverso ciò che noi tocchiamo, e se non ci mettiamo le mani in bocca, negli occhi, nel naso, il rischio è assolutamente trascurabile. La modalità principe è attraverso il respiro, attraverso la modalità della via aerea, quella è la modalità principe della trasmissione. Però non possiamo escludere che se uno tocca la brocca del vino, dell'acqua, e si rimette le mani agli occhi, eccetera, perché gli bruciano, e se lì c'era il virus finito chissà come, chissà perché, probabilmente c'è un rischio alto. Quello che volevo dire, c'è un'altra cosa, la morte in solitudine. Io ho studiato nel passato le grandi epidemie, sicuramente i ragazzi saranno freschi di studi e avranno letto, non so se durante il corso qui al liceo, certamente alle medie, o come libro di lettura, I Promessi Sposi. Nei Promessi Sposi
c'è questo conforto della fede, il conforto di essere magari, di avere delle persone care vicino, o anche in altre tante situazioni non letterarie. Quello che mi hanno detto, laddove l'epidemia ha colpito di più e dove c'erano l'immagine dei camion che portavano le bare, che erano state affastellate dentro la chiesa e che sono state bruciati, c'è stata appunto la cremazione delle bare, giusta che era, venisse in questo modo ovviamente, però c'è stata la morte in solitudine. E una cosa della quale forse non si è detto molto, non so se ci saranno delle domande dei ragazzi, però le chiese si sono chiuse, c'è stata una chiusura delle chiese che, al di là poi delle opinioni, della religione e della fede personale, io non mi ricordo, se non probabilmente nel periodo della peste, di cui peraltro non se ne fa molto menzione, se non per la proibizione che c'era, giusta proibizione, delle processioni. Quindi pensate anche come si andrà a messa con un numero limitato di posti, come si andrà, ovviamente non voglio essere irriverente, al ristorante, come si andrà in luoghi di aggregazione, e il calcio e tutti gli sport si sono bloccati. Cioè, questa malattia veramente ha avuto un impatto straordinario e noi ci rendiamo giorno dopo giorno l'idea di cosa sia avvenuto. E proprio per questo io credo, e mi sono permesso di andare in coda con questo commento, bisognerebbe che i più giovani avessero la responsabilità, ma anche le persone più anziane, mi ci metto io tra queste, quelle di mezza età, tutti insomma, avessero la contezza che il futuro è nelle nostre mani. Il futuro è nelle nostre mani. Ognuno deve fare la sua parte e non possiamo delegarla a nessuno, per quanto a livello regionale, a livello nazionale, le autorità sanitarie e governative possono mettere proibizioni, divieti, regole, ma purtroppo sappiamo che se non c'è una convinzione nel seguire queste regole e soprattutto la consapevolezza che questo viene fatto per il nostro bene, avremo purtroppo delle sorprese non sempre gradevoli. Okay. Grazie. Allora passerei la parola a Scarciglia Cristian. Sì, della buonasera. Ciao, buonasera. Mi vedo? Io no, però forse comparirai dopo. Vai. Cado appunto a pennello, mi ricollego al discorso. Della... Ok, adesso sei visibile, Cristian. Ok, perfetto. Mi ricollego appunto al discorso della nostra preside, perché indubbiamente quest'estate, come ribadito più volte, sarà opportuno indossare la mascherina e mettere anche in atto le condizioni di distanziamento sociale previste. Ovviamente queste condizioni penalizzano le relazioni di amicizia e di amore, che si nutrono appunto di abbracci, di baci e di carezze, a cui ha fatto riferimento anche la professoressa Galati. Nello specifico però, quali misure si potrebbero adottare per sostituire sì questo contatto fisico, ma mantenere comunque le nostre relazioni senza sacrificarle del tutto? E poi, dopo questi giorni, questo periodo di forte isolamento, di forte quarantena, in cui siamo stati distanti dagli affetti stabili, quali siano gli amici, le amicizie, gli amici, le nostre relazioni, anche i nostri parenti, alcuni anche a distanza di... anche a distanza di regione addirittura, sapremmo esprimere affetto con la stessa spontaneità e la stessa intensità di prima, o saremmo in un certo senso inibiti? Grazie. Grazie a te. Allora, professore Cauda, e poi la... Sì, io credo che questa domanda sia una domanda per la dottoressa Galati, che sicuramente molto più brillantemente di me è in grado di rispondere. Io le rispondo con una battuta, la stessa che ho detto ieri al TG5 che mi intervistava. Bisogna che i più giovani sappiano fare un sacrificio oggi, perché la salute dei loro genitori, ma soprattutto la salute dei loro nonni, è nelle loro mani. L'ho detto in coda a quello che dicevo: se si ammala uno più giovane o ha una forma asintomatica o ha una forma molto leggera, però
porta in famiglia, l'80% dei contagi sono in famiglia o chi si frequenta, magari i nonni, gli amici, magari gli amici dei genitori un po' più anziani, e questo può rappresentare per i nonni, per le persone più anziane, un vero problema. Ma lascio alla dottoressa Galati questo, la risposta, che sicuramente è più di natura psicologica che di natura medica. Ok, dottoressa Galati, a lei. Allora, io mi leggo a quello che diceva prima la preside, no? Cioè, ovviamente ogni giorno noi facciamo i conti della nostra frustrazione, no? Abbiamo questo sentimento di frustrazione che ci accompagna quotidianamente, perché quello che facevamo prima non lo possiamo fare ora. Anche andare al ristorante, come diceva prima, non è facile, no? Perché ovviamente ci troviamo a fronteggiare diverse situazioni differenti. E, ovviamente è chiaro che dobbiamo rinunciare alla nostra affettività, è chiaro che purtroppo dobbiamo fare questa grande rinuncia, che è quello proprio di rinunciare alla nostra vita affettiva fisica, no? All'affetto dell'altro, ai nostri gesti, a questa dimensione. C'è quello che fondamentalmente ci viene richiesto, però da un punto di vista proprio psicologico, è quello di fare i conti con il nostro senso del controllo. Cioè, noi stiamo imparando attraverso le misure di prevenzione a usare maggiormente il nostro senso del controllo, no? Per proteggerci e per difenderci. Ovviamente, io ci tengo a dirlo, non c'è chiesto di rinunciare alla nostra dimensione affettiva, perché non è possibile. Cioè, noi abbiamo bisogno dell'affetto dell'altro, abbiamo bisogno dell'amore dell'altro, sono alla base del nostro bisogno, non è un bisogno primordiale, per cui non lo possiamo esprimere. Cioè, questo è chiaro, non lo possiamo esprimere fisicamente, però non dimentichiamoci che abbiamo un altro canale con il quale lo possiamo esprimere, che è quello del verbale, no? Quindi facciamo uno sforzo, cioè, mi viene da dire, abbiamo la possibilità di trasformare la nostra gestualità nel migliorare la comunicazione con l'altro. Quindi non rinunciamo, mi viene da dire, ad esprimere verbalmente almeno questo affetto, no? È difficile, però possiamo trasformarlo da un punto di vista verbale, molto banalmente. È molto importante che ci esprimiamo, no? Che questo affetto lo possiamo raccontare, no? Mi viene a dire, diciamoci che ci vogliamo bene, no? In poche parole, possiamo dirci che ci manchiamo, no? Anche attraverso queste modalità. Quindi un modo per sentirci vicini è questo, la possibilità di migliorare il canale del verbale. Questo è dottoressa, io apprezzo quello che lei dice, ma mi permetta di non essere proprio completamente d'accordo con lei, nel senso che il verbale non può sostituire il fisico, però certo, va bene, certo. Uguale, io lo penso così, e penso anche di interpretare un po' i ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno, incontrano l'amico, si possono dire mi manchi, parliamo, però dal punto di vista fisico, in un momento di emergenza va bene, ma non alla lunga, perché i ragazzi hanno anche noi adulti. Io per esempio con la professoressa Rollo mi abbraccio sempre, e adesso non posso abbracciare. Il nostro augurio è che certo, però dico, il nostro augurio è quello che presto ritorneremo ad abbracciarci, già attualmente. Già, però attualmente per come la situazione attuale non c'è possibile farlo, no? Quindi diceva Galimberti che è importante stare nelle nostre frustrazioni, cioè, quindi purtroppo questa frustrazione dobbiamo... Sì, io non sono una grande seguace di Galimberti, dottoressa, lei mi perdonerà, l'ho avuto ospite a scuola mia... Però poi ho deciso di non invitarlo più, perché nel mio liceo, che dicevo prima è il migliore del mondo come ragazzi e come tutti, come docenti, che vengono invitati più volte coloro che poi alla fine lasciano qualcosa di positivo nei miei studenti. Ci sono persone che tornano ogni anno da me, la professoressa Perrone col suo progetto ne sa qualcosa, e noi facciamo tanti di quei progetti. Adesso il problema serio, professoressa, io mi sento come madre anche di 2 diciottenni, manca, noi possiamo trovare delle parole di consolazione, possiamo dire che le parole
sostituiscono, ma i nostri ragazzi hanno bisogno di altro in questo momento. Per questo le dicevo, se già noi adulti ci sentiamo male perché siamo privati dalla possibilità di abbracciare una nostra amica, immaginiamo i nostri ragazzi. Secondo me, dottoressa, e mi perdoni, ma io sono abituata ad essere sempre molto chiara, secondo me ai nostri ragazzi le parole in questo momento servono ben poco. Mi scusi se dico questo, ma la penso e dico il mio pensiero. Andiamo avanti con lo so, ragazzi, purtroppo è così, io capisco perfettamente. Andiamo avanti. Però possiamo parlarne almeno, questo è l'importante, preside, che abbiamo la possibilità di comunque parlarne, no? E questo mi sembra un passo avanti. Sicuramente, però poi ragazzi, dopo due mesi e mezzo, dottoressa, no, ma su questo io sono d'accordo con lei. Ci sono ragazzi che sono fidanzati, ci sono ragazzi che vogliono dare un bacio alla propria ragazza e ragazze che vogliono abbracciarsi, non gliene frega niente di stare con la mascherina, di dire parliamo. Loro vogliono toccarsi. Allora io mi chiedo e chiedo al professore, questi ragazzi, professore, cosa possono fare? Andiamo al sodo, come fa parte, perché questo fa parte del mio carattere. Io non amo molto le parole di consolazione, io sono molto diretta nel bene e nel male. I nostri ragazzi, professore, prendendo il titolo dell'argomento del manifesto, cosa possono fare se sono fidanzati? Cosa non possono fare? Andiamo al sodo, perché io penso così di interpretare le richieste e il pensiero dei miei studenti, che per me è come se sono figli miei. Sì, purtroppo non ci sono, professoressa, delle risposte semplici a risposte così complesse. Io mi potrei trincerare dietro la veste del medico che dice quello è una procedura di tipo pericoloso. Io ho vissuto l'epidemia di pandemia di AIDS, che era molto diversa, anche se si trasmetteva per via sessuale. Lì potevano essere fatte delle scelte responsabili, fatte, messe in atto delle procedure, delle attenzioni che qui purtroppo non si possono mettere in atto, nel senso che qui la trasmissione è per via aerea. Allora, delle due l'una: o uno corre un rischio, il rischio ovviamente è quello di avere una persona che ha una la possibilità di che sia un po' un asintomatico o una sintomatica, e corre questo rischio. Assolutamente legittima la cosa, e non c'è nessuna legge ovviamente che lo impedisca. Non possiamo certamente fare i tamponi ogni volta che i ragazzi si vedono e si vogliono abbracciare e baciare. E io da medico devo dire onestamente che sussiste un rischio, che questo rischio magari in alcune aree è più elevato, in altre molto meno. Però questo rischio non è azzerabile, cioè non è che è un qualche cosa che dice se faccio questo, se non lo faccio. Qui è un o tutto o niente, mi rendo perfettamente conto. Guardi, io sono sposo le sue parole, parola per parola. Le parole non servono a niente qui. Qui ci sono delle persone giovani che sono state a lungo segregate, che vorrebbero abbracciarsi, baciarsi, eccetera. Io da medico devo dire che c'è un rischio potenziale, magari anche un rischio basso, per carità, perché in alcune regioni non è che ci sia questo. Però ecco, se voi mi dite il rischio è zero, non c'è. Si tratta soltanto di valutare questo rischio nella misura in cui magari le persone sono più responsabili, ma non c'è una soluzione facile a questo. Io lo dico con molta, molta, molta sincerità. Va bene. Allora possiamo passare la parola a Branca Nunzia della quarta E. Sì, volevo innanzitutto scusarmi perché ho problemi di connessione e non riesco ad attivare la videocamera. Prego. Alcune recenti scoperte hanno confermato la presenza di virus nel liquido seminale, e rispetto a questo volevo chiederle se è possibile un'eventuale trasmissione del contagio via sessuale. E invece volevo rivolgermi alla dottoressa chiedendole se e quale impatto potrebbe avere questo in un rapporto di coppia.
Sì, qui fortunatamente le cose stanno in maniera un pochettino diversa. Questa è una malattia che si trasmette per via aerea attraverso le goccioline con cui si emette il virus. C'è stata una dimostrazione di una trasmissione per via sessuale, anche se so che ci sono stati degli studi che hanno messo in evidenza la presenza del virus in singoli casi nel liquido seminale dell'uomo. Però questo non è sufficiente per dire che questa sarebbe una modalità di trasmissione tra le più importanti. Probabilmente la presenza del liquido, del virus nel liquido seminale è del tutto trascurabile, tenendo presente che non è stato, a mia conoscenza, messo in evidenza il virus, ma è stato messo in evidenza l'RNA virale, cioè una parte del virus. Quindi almeno da questo punto di vista non ci dovrebbero essere dei problemi, e ci rimandano ancora una volta al problema dei problemi, che è la trasmissione per via aerea. Dottoressa Galati? Allora, io nel senso immagino che la maggior parte, insomma, di voi ragazzi, un po' come diceva la preside, ha vissuto questa relazione di coppia a distanza, no? Quindi giustamente diceva la preside, non è stato assolutamente facile, cioè nel senso ci sono coppie di, insomma, ragazzi che per mesi non sono potuti vedere, quindi ovviamente c'è una situazione di comunque disagio. In cui appunto siete stati privati fondamentalmente della vostra intimità, cioè siete stati privati, cioè vi è stato chiesto di rinunciare, no? a degli aspetti fondamentali, no? Anche all'aspetto sessuale, all'aspetto intimo. Ricordiamo però, come diceva che il partner più sicuro è quello appunto con cui si ha una relazione stabile attualmente, no? Questo credo che il professor me lo può confermare. Ovviamente abbiamo un po' le mani legate proprio, diciamo, rispetto alle nuove relazioni in questo momento, rispetto ai nuovi incontri. Questa, a maggior ragione, è comunque un elemento di frustrazione. Non siamo liberi di conoscere, non siamo liberi di incontrare nuove persone. E anche qui, da un punto di vista sessuale, c'è stato chiesto di comunque avere un atteggiamento responsabile. Da oggi fortunatamente ci sarà la possibilità di rincontrarvi, no? E anche qui è importante avere un atteggiamento di responsabilità, questo a prescindere dall'evento Covid, anche nei diciamo, confronti della sessualità. Però è importante, secondo me, adesso, ora che vi rincontrate, nel senso, perché da oggi in poi avrete la possibilità di rivedervi, di spostare la vostra attenzione un po' sulla vostra dimensione di coppia, no? Quanto effettivamente questo periodo ha inciso sulla vostra relazione, no? Il fatto di aver avuto una relazione a distanza non è stato assolutamente facile, no? E come mi viene da dire, un rincontrarvi, no? Questo è secondo me un aspetto positivo. Quindi sicuramente sarà importante chiedervi come è andata, no? Come state, come sta la vostra coppia, no? Che tipo di che cosa sentite. Quindi anche parlare del vostro stato di salute, della vostra relazione, come stiamo, rincontrarci dopo due mesi in cui abbiamo vissuto questo distanziamento. Perché guardate, al di là della sessualità, un aspetto fondamentale, è importante anche questo aspetto, no? Il fatto del rincontrarci insieme ancora una volta e nuovamente. È importante anche, insomma, ripeto, come ho detto, avere un atteggiamento di responsabilità di coppia anche nei confronti della sessualità, nella tematica della sessualità. Questo ovviamente anche a prescindere proprio dal periodo Covid. Grazie, dottoressa. Adesso Schifano Antonella, nella classe quinta G. Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Contemporaneamente all'epidemia in corso, che si è preparata per risparmiato i bambini, è stata osservata proprio in questi una strana patologia, simile alla malattia di Kawasaki, che si manifesta con febbre alta, prurito su tutto il corpo, infezione agli occhi. I medici ritengono che possa essere collegata al coronavirus. Dunque, in cosa consiste questo collegamento e soprattutto si tratta di un nuovo allarme?
Sì, in realtà la malattia simile alla Kawasaki è stata dimostrata in un numero veramente esiguo di pazienti, piccoli pazienti, che è bene ricordare non sono frequentemente colpiti dalla malattia e se colpiti non hanno forme gravi. Per carità, ci sono stati anche purtroppo dei morti nei neonati, mi sembra in Inghilterra, negli Stati Uniti, però il gradiente di mortalità sale attorno ai 65-70 anni. È importante perimetrare questo tipo di malattia, la malattia di Kawasaki, nell'ambito della risposta immunitaria. Noi sappiamo che usualmente negli adulti soprattutto la malattia si compone di tre fasi: una prima fase dove c'è il virus che prevale, una seconda fase in cui il virus è presente e comincia una risposta infiammatoria importante, e l'ultima fase, quella che sostiene le forme più gravi di polmonite di tipo interstiziale, in cui c'è una tempesta immunitaria che rappresenta l'elemento importante anche ai fini prognostici. Quindi la scienza, con l'osservazione, è riuscita a delimitare la presenza di questa forma nei bambini come una forma però piuttosto rara. E aggiungo, si è visto anche che in questa malattia ci sono delle manifestazioni dermatologiche, tipo geloni nelle dita delle mani e dei piedi, oppure manifestazioni di rash cutanei pruriginosi, soprattutto negli adolescenti, che vanno e che vengono. È una forma probabilmente legata alla risposta immunitaria infiammatoria. Sia il Kawasaki, che peraltro, ripeto, è piuttosto infrequente nei bambini molto piccoli, sia queste forme degli adolescenti. Grazie, dottore. Non so se la dottoressa Galati vuole inserirsi. No, possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Allora, Marra Aurora della quarta L. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. No. Io non ti vedo, Aurora. Continuando a parlare. Vediamo, dai. Allora, prego. Nell'ultimo periodo ho sentito molto parlare della sperimentazione che è partita in molti centri italiani, anche stranieri, della terapia con plasma di soggetti guariti dal Covid-19 e sembra abbia prodotto buoni risultati. Se fosse confermata la sua ampia efficacia, sarebbe ancora necessaria la ricerca del vaccino, che ad oggi appare lunga e non è detto che arrivi al successo? Rispondo immediatamente dicendole: il vaccino è importante per una ragione, perché con il vaccino si interrompe la trasmissione. Se noi avessimo delle terapie efficaci, sia esse plasma o molecole che funzionano sul virus, si toglierebbe, la psicologa non me ne abbia se uso questo termine, il pathos legato alla malattia, ma rimarrebbe invariato il problema della contagiosità di questa malattia. Per dare un giudizio su quello che lei diceva, sicuramente la presenza di anticorpi neutralizzanti, perché di questo si tratta, nel sangue, nel plasma dei soggetti guariti, ha consentito di bloccare il virus, che nelle forme più gravi non è solo presente nelle vie aeree, nel polmone, ma anche circolante nel sangue, e questo ha permesso di interrompere quella catena a cui io facevo riferimento prima, di tempesta di infiammatoria che aggrava molto la situazione. Mi permetto di ricordarlo che questa non è poi è innovativa per il Covid-19, era stata già usata per la SARS, ma soprattutto veniva usata agli inizi del Novecento per la difterite, perché quando non si disponevano degli antibiotici si utilizzava il sangue, il plasma dei guariti per cercare di bloccare la diffusione nell'organismo della malattia. Quindi la risposta è sì, una pratica interessante che ha dato buoni, ottimi risultati,
personalmente non ritengo possa essere applicata su grandi numeri. Gli studi pubblicati parlano di 20-30 massimo casi, non sono casi migliaia, come non dimentichiamoci che nel mondo ci sono stati 4 milioni di contagiati, 4 milioni di contagiati e svariati 100.000 morti, più di centinaia di migliaia di morti di questa malattia, solo in Italia 30.000. Cioè io sono assolutamente d'accordo sul disagio che noi stiamo vivendo, però sommessamente dico, con questa malattia non si scherza. Vabbè, dottoressa Galati, vuole cogliere l'assist del pathos? No, io semplicemente volevo un attimo fermarmi sull'aspetto della cura, no? Su quanto effettivamente per noi sia importante l'aspetto della ricerca, semplicemente questo. Siamo qui, mi viene da dire, oggi tutti un po' a fare il tifo anche per i nostri ricercatori, per gli uomini come il professore, che ogni giorno lottano, no? affinché ci diciamo possiate dare delle diciamo risposte. Semplicemente questo era semplicemente un piccolo pensiero anche di ringraziamento per tutti coloro che ogni giorno davvero cercano di darci delle risposte, come dicevo prima. Grazie dottoressa. Ria Angelica, quarta L. Angelica? Sì, eccomi. Prego. Sì, grazie. Vorrei chiedere se, date le altre epidemie, conoscendo i dati delle vecchie epidemie, se magari è possibile stimare una durata un po' approssimativa, e sempre basandoci su questi dati, se si può pensare ad un probabile indebolimento per quanto riguarda la stagione estiva che arriverà. Ogni epidemia fa storia a sé stante. Io non credo che si possano fare paragoni, e quei paragoni che sono stati fatti, credo in perfetta buona fede, all'inizio con l'influenza, poi si sono rivelati piuttosto fallaci e direi anche sbagliati, ma qui non è colpa ovviamente di nessuno. Ciò premesso, è chiaro che le epidemie durano finché ci sono delle persone da contagiare o finché non si mettono in atto delle misure per cui il contagio si riduca in modo notevole. Avrete sentito parlare dell'indice RT o R0, che vuol dire quanto una persona può contagiarne un'altra, e questo R0 era all'inizio dell'epidemia attorno a 3. Tra 2,5 e 3, nell'influenza è attorno a 1, 1,5, questo per dire qual è il livello di contagiosità di questa malattia. Ieri c'era il report che in tutte le regioni italiane, fatto salvo per l'Umbria, ma quello è un artificio, qui ci sono dei professori di matematica e sicuramente che conoscono la statistica e hanno dimestichezza con i numeri migliori dei miei, era l'1,12 o l'1,23 dell'Umbria, che tra l'altro è una delle regioni meno colpite. Mi spiegavano gli epidemiologi che quanto più basso è il numero dei contagi, tanto più per un artificio matematico l'R0 tende a salire, ma è una cosa più artificiale. Quindi nel futuro la previsione andrà fatta come cambierà questo R0 sia a livello nazionale sia a livello regionale e nelle varie aree. Quindi noi alle ore 18, credo molti di noi alle ore 18 si collegano coi siti o con la televisione per vedere che cosa è avvenuto. Cosa sta avvenendo adesso? Sta avvenendo che c'è una riduzione dei casi giorno dopo giorno, meno casi in rianimazione, più guariti, le cose stanno andando meglio. Tutto questo può essere dovuto a due cose. Primo, che il lockdown ha funzionato e questa è l'onda lunga. Mi augurerei che oltre questa lunga, oltre all'onda lunga, ci sia anche un effetto positivo delle misure
che stiamo mettendo in atto oggi. Forse è troppo presto per dire se le cose sono migliorate dopo il prima parziale riapertura. Perché? Perché si fanno più tamponi, è vero, la incubazione media di questa malattia è 5 giorni e dopo 11 giorni praticamente tutti chi si doveva ammalare si è ammalato, però c'è un però, ci può essere anche una differenza cronologica nel momento in cui vengono effettuati i tamponi, ci può essere un ritardo di segnalazione. Quindi per poter avere un'idea chiara che la situazione non sia modificata in peggio, ma che vada meglio come i numeri ci indicano, per l'R con zero bisognerà ancora, credo, aspettare un paio di giorni. Io personalmente sono abbastanza ottimista perché il numero dei contagi giorno dopo giorno tende a scendere. Per quello che riguarda il caldo, c'è una grossa polemica. Io dico sempre, per carità, non so in Puglia se il caldo è già iniziato, a Roma siamo già in una stagione relativamente calda. Aspettiamo poche settimane e vediamo. Il caldo ci può dare un aiuto per due cose. Primo, perché si vive molto di più all'aria aperta e una delle cose che abbiamo capito è che mantenendo quel distanziamento sociale o fisico, distanziamento sociale non mi piace, è una brutta traduzione dall'inglese the social distancing, che sembra quasi che io mi metto lontano dal mio simile. Distanziamento fisico c'ha un minimo di giustificazione epidemiologica, anche se, come la preside ha detto, non mi piace, lo subisco ma non mi piace. E il caldo agisce sia perché viviamo di più all'aria aperta, sia, e quindi non nei luoghi chiusi, che notoriamente per tutte le malattie a trasmissione aerea è un po' andare a nozze stare nei luoghi chiusi, perché si sta più vicini e quindi c'è più possibilità e più alto il rischio, e dall'altro aspetto perché potrebbe in qualche modo favorire l'evaporazione di quelle goccioline emesse e quindi riduce la diffusione del virus distruggendolo. Dottoressa Galati vuole aggiungere? Sì, io diciamo che potrei, cioè nel senso, potrei un po' trasformare questo quesito in quanto tempo devo vivere ancora in questo modo, quello che diceva sempre la preside prima, no? Effettivamente questa domanda, nel senso, io me la porrei così. È importante fare appunto i conti con questo senso di attesa in qualche modo, ed è importante secondo me fare i conti con le nostre emozioni, infatti con quello che ci passa per la testa, no? In un certo senso, perché è frustrante, ripeto, e questa parola io la continuo a usare perché è così, cioè nel senso, viviamo in un periodo di frustrazione, è frustrante secondo me vivere in una condizione di incertezza con la quale noi stiamo vivendo e soprattutto i nostri ragazzi vivono, ed è qualcosa di secondo me veramente difficile. Quello che possiamo fare, quello che insomma i ragazzi possono fare, è almeno poterle condividere, cioè almeno adesso abbiamo la possibilità di poterle condividere. Innanzitutto mi viene a dire prima con noi stessi, cioè prima con noi stessi, svegliarsi la mattina e chiederci come sto oggi, quanto sono incazzata, quanto sono arrabbiata, cioè qualcosa che ogni mattina spesso ci capita effettivamente, e poi soprattutto dare spazio, no, a questo senso, alle nostre emozioni, anche raccontando, no, raccontando ai nostri familiari, ai nostri professori e alle persone che comunque ci, diciamo, circondano. Quindi ho fatto un po' questa traduzione di questo quesito, perché veramente questo senso di attesa è frustrante, e lo sono, e cioè, insomma, ed è chiaro, insomma. Ok, grazie. Persano Federica, quinta E. Sì, eccomi. Ok, prego. Allora, ultimamente si ipotizza che il virus sia mutato e che quindi adesso risulti più contagioso ma meno aggressivo, e quindi nel senso che non porti a complicanze gravissime. E volevo chiedere se questa effettivamente fosse una notizia confermata e se soprattutto fosse una buona notizia, un termine positivo, ecco.
Quello che oggi noi sappiamo è che verosimilmente il virus capostipite, quello di Wuhan cinese, non è quello che sta circolando in Europa e nella costa est degli Stati Uniti. Il primo si chiamava A, il secondo B. Guardando 6.000 sequenze, il gruppo di Los Alamos e noi qui a Roma, guardandone un numero minore di sequenze, le sequenze italiane 300, con uno studio di bioinformatica, dico noi perché mi piace qui ricordare il gruppo del professor Cicozzi del campus biomedico e Antonio Cassone, ex Istituto Superiore di Sanità, abbiamo messo indipendentemente in evidenza una mutazione, la D614G, in cui un amminoacido viene sostituito da un altro, che a livello dello spike. Che cos'è lo spike? Lo spike è il punto del virus che viene riconosciuto dal recettore, che è l'ACE2, che è presente su vari tessuti, compreso il tessuto polmonare, ma non solo, dell'organismo. E questo ha favorito, sembrerebbe, il condizionale d'obbligo, una maggiore contagiosità. Anche se i numeri dalla Cina vanno presi sempre con un po' di, non dico diffidenza, ma con le molle, in Cina sono stati segnalati 80.000 casi e qui da noi molti di più, in Europa, negli Stati Uniti molti di più, negli Stati Uniti oltre 1 milione di casi, e questo indicherebbe che questo virus è più contagioso. Invece non c'è dato che questo virus sia o più grave o meno grave di quello che circolava in Cina. E le notizie le ho sentite anch'io, però andrebbero un po' contestualizzate. Sarebbe meno grave il virus se non fosse stato messo in atto il lockdown, cioè se in assenza di misure di contenimento ci fosse stata una naturale diminuzione dei casi e una naturale diminuzione di chi finiva in rianimazione e dei morti, potremmo teoricamente dire che il virus ha perso potenza. Ma siccome sono state messe in atto tutte queste misure e non c'è una prova biologica di una mutazione che sia stata in grado di ridurre l'aggressività di questo virus, possiamo dire che al momento il virus mantiene identica la sua forza e in qualche modo questo ci deve ancora di più rendere edotti della necessità di non abbassare la guardia. Grazie professor Cauda. La professoressa Rollo, prego. C'è un ragazzo che sollecitava una domanda, aveva così una curiosità che voleva rivolgere al professor Cauda. Gianni, volevi prendere la parola? Sì, volevo chiedere al professor Cauda se l'uso del preservativo senza baci può proteggere dal contagio. Grazie. Beh, il problema, tutte le misure di precauzione possono avere questo tipo di mezzi di barriera, ovviamente, però ecco, vorrei ritornare un attimo a quello che ho detto prima. Non stiamo parlando dell'AIDS, stiamo parlando di una malattia che fino a prova contrario si trasmette per via aerea. È chiaro che tutte le misure di profilassi, diciamolo in senso lato, senza entrare nello specifico, hanno tutte un valore dal punto di vista epidemiologico, però stiamo parlando di una malattia diversa, non è quella, non vorrei che si venisse a fare delle confusioni. Quindi la malattia si trasmette per via aerea, attraverso il contagio delle goccioline, non in altri mezzi. Del resto, non l'avevo citato prima, ma lo cito adesso, non è mica la prima volta che viene messo in evidenza nel liquido seminale il virus. Per l'Ebola è stata la stessa cosa, però evidentemente questa non ha la stessa valenza. È chiaro, in questo momento non ci sono degli studi, ecco, per essere onesti fino in fondo, non ci sono studi di una trasmissione per via sessuale e ci sono stati 3 milioni di casi al mondo, quindi un numero abbastanza elevato per dire che questo la riterrei una modalità, permettetemi il termine, abbastanza
inusuale o eccezionale o assai infrequente. Ecco, io non vorrei che a questo punto noi andiamo a pensare che siamo di fronte all'AIDS o qualche cosa di simile. È una malattia che si trasmette per via aerea, né più né meno, tanto per fare un esempio, dell'influenza, non è l'influenza, la tubercolosi, non è la tubercolosi, e sono malattie completamente diverse. Il rischio che si possano creare delle confusioni esiste, ovviamente. Grazie professore, passo la parola a Coluccia Caterina della quarta C. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Le vorrei chiedere, gli scienziati prevedono una seconda ondata di Covid-19 in autunno, perché si può evitare? E inoltre, quanta ansia genera in noi sapere che può verificarsi un evento che porterà inevitabilmente altri sacrifici e altra sofferenza? Guardi, io una volta che mi hanno intervistato ho detto che uno, al di là di quelli che sono i mezzi di protezione nei confronti, vorrei sottolinearlo, di una malattia che si trasmette per via aerea con un virus che un mio collega americano ha definito furbo, non è un virus cretino questo è un virus molto molto furbo, e un virus che sa adattarsi, che ci colpisce tramite gli asintomatici. La sana paura può essere un elemento che ci dà un po' la forza per sopportare le restrizioni a livello generale e personale. So che sono restrizioni gravi, importanti per i soggetti più giovani. La possibilità di una seconda ondata c'è, perché finché il virus circola, e questo rimane, ci sono le opinioni che, facendo riferimento alla SARS, che però non è la SARS, mi permetto sommessamente di ricordare che la SARS ha infettato 9.000 persone nelle 9 mesi in cui è stata tra di noi, tra il 2002 e il 2003, ha colpito di fatto un unico paese, la Cina, e in modo molto marginale il Canada. Qui stiamo parlando di 3 milioni di contagiati in tutti i paesi del mondo. Se uno guarda le curve degli Stati Uniti, del Brasile, della Russia, è impressionante, perché sono curve in salita, sono le stesse curve che si vedevano a marzo in Italia, e in Italia fortunatamente la curva sta raggiungendo un plateau, vuol dire che il numero di contagiati è sempre meno e il numero dei guariti è sempre di più. Quindi il rischio di una seconda ondata c'è, perché prima c'era la domanda: c'è qualche esempio nelle epidemie passate? Sì, c'è stata una seconda ondata nella spagnola, c'è stata una seconda ondata nell'asiatica. Può darsi che questa volta non ci sia, nessuno di noi se l'augura, evidentemente, però dobbiamo metterla in bilancio. Mi permetto di aggiungere una cosa che ho dimenticato di dire riguardo al caldo. Perché si fa così tanto parlare del caldo? Perché il coronavirus che noi conosciamo non è soltanto questo del Covid-19 o della SARS, ce n'è un altro che è molto letale, presente nel Medio Oriente, la MERS-CoV, ma poi ci sono tutti quelli cugini, diciamoli così, che ne abbiamo sofferto tutti, quelli del coronavirus e del raffreddore. Perché si pensa che il caldo possa darci una mano? Primo, perché nel 2003, qualcuno ricorderà, fu un'estate caldissima e avevamo in qualche modo avuto un aiuto dal caldo, perché la SARS è scomparsa con l'estate e non è mai più ricomparsa. Gli ultimi singoli casi sono del 2014. E tutti i coronavirus, quelli che ci danno il raffreddore, scompaiono con l'estate per poi ricomparire in autunno e in inverno. In questo senso il caldo ci potrebbe dare una mano. Ma oggi, pur in presenza di un virus furbo, sappiamo più cose. Cioè, sappiamo innanzitutto che c'è il problema degli asintomatici e dovremmo mettere in atto le 3T, che sono tre parole inglesi che sono testing, tracking e tracing. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo identificare i soggetti,
anche gli asintomatici laddove fosse possibile, tracciare i contatti, isolare i contatti. È quello che hanno fatto ad esempio in Sud Corea. Il modello della Sud Corea ha funzionato, sono pochi casi ancora presenti, sì, c'è stata una recrudescenza dovuta, lo dico per i più giovani, ad un contagio avvenuto in una discoteca, quindi mai abbassare la guardia. Però in Sud Corea hanno fatto molti tamponi, hanno messo le app di cui non si è parlato, ma le app sono importanti perché ci dicono quanto noi siamo venuti a contatto con un soggetto e che magari questo soggetto poi ha sviluppato una malattia, è contagioso e quindi ci possono può favorire quel tracking e quel tracing, cioè quella identificazione ed eventualmente quelle attenzioni della quarantena che riducono il rischio. Quindi il modello Sud Corea, che non so quanto sia applicabile in Italia, ma certamente è stato un modello vincente. E quindi abbiamo più armi perché siamo più in grado di riconoscere un focolaio, e non è di poi di qualche giorno fa il fatto che in Molise hanno identificato un funerale in cui nel Lazio ieri, credo, l'altro ieri, che in un funerale c'era stato un numero di contagiati. Allora, se si ricostruisce chi ha partecipato a quel funerale e se si mettono in atto le idonee misure, si riesce a contenere il focolaio. La preside aveva ricordato prima il problema dei ristoranti. Non è neanche normale, dei parrucchieri, che uno debba lasciare il proprio nome per 15 giorni, deve essere tenuto per evitare, per favorire quella tracciabilità di eventuali persone che sviluppano l'infezione, in modo poi da ricostruire i contatti. Viviamo, e rubo la parola, il termine che peraltro è stato ampiamente utilizzato in questi mesi alla dottoressa Galati, viviamo un periodo sospeso, siamo sospesi in una realtà che è irreale, sembra un film, cioè io ogni tanto dico svegliatemi perché sono in un film, in Contagion o in qualche altro film di questi che quando io li vedo, un po' per distorsione professionale, cambio immediatamente il canale. Posso, Maria Rosaria, Paola Cillo, inserirmi, sì, un attimo per una domanda? Guarda Paola, magari finiamo con i ragazzi e poi... Sì, no, era direttamente... Era diretta, prego allora, prego Paola, vai. Professor Cauda, vorrei chiedere, solamente da un punto di vista a proposito del tracing, se lei ritiene la app Immuni uno strumento efficace e adeguato. Non voglio parlare della parte della privacy, solamente dal suo punto di vista medico-scientifico. Guardi, mi trova preparato, perché stamattina, mentre aspettavo tra le 6:20 e le 6:30, anzi, e le 6:50 di andare in trasmissione a 1:00, mi avevano collegato e c'era un dibattito in cui c'era l'onorevole Tajani e c'erano anche le persone che hanno fatto l'app Immuni, e citavano che non c'è un'app europea, e io come l'onorevole Tajani mi permetto di dire che sarebbe stato meglio che ci fosse stata un'app europea, anche alla luce della riapertura. Sembrerebbe, ma spero di aver capito bene, che non ci siano motivi di privacy per quello che attiene l'app Immuni. Personalmente io la scaricherò, è un'app libera. Credo che consenta di identificare gli eventuali contatti e arriverebbe un messaggio in maniera anonima, gestito attraverso un elaboratore, si sarebbe detto una volta, elettronico, un cervellone che non rientra
poi nell'ambito delle conoscenze, essendo dati ultrasensibili, gestito da qualcuno. Evidentemente io credo che potrebbe darci una mano in questa fase, però ecco, vorrei, e la ringrazio molto di questa domanda, che io credo sia un po' il fulcro di quello che potrebbe essere la fase 2, prima di passare alla tanto sospirata fase 3, che è quella in cui ritorneremo nella vita normale, e che potrebbe molto aiutarci, perché il testing, cioè non possiamo pensare di avere solo il tracking e il tracing senza il testing, perché senza il testing non si va da nessuna parte. Mi permetta come battuta di aggiungere che cos'è la fase 4. La fase 4 è l'attesa della prossima pandemia o epidemia. Grazie. Noi ci vogliamo fermare alla 3, professore, se è possibile. Ma lo sa, ma in punto di vista epidemiologico si passa sempre alla fase 4. Lo sappiamo purtroppo. Ma è vero che poi per dichiarare conclusa una pandemia occorrono 28 giorni senza... Ah, ok, perché l'avevo letto... Beh, adesso io prendo per buono, perché... quello che lei diceva di 28 giorni, ma ad esempio per l'Ebola è stata dichiarata nel 2016 dopo che non si era verificato nessun caso. L'altro elemento che mi permetto di sottolineare per i più giovani, che in genere hanno una sensibilità che, io parlo per me, un po' più adulto forse potrebbe essere meno presente. Io per tanti anni ho diretto il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale, ho avuto molte missioni in Africa, in particolare, voi non le vedete qui, ma ho tre bandiere dei paesi africani dove ho, ve ne faccio vedere solo una, quella dell'Uganda. Noi abbiamo avuto missioni in Tanzania, in Uganda e in Ghana. Un problema grosso sarà l'accessibilità al vaccino. Mi sembra che il professor Garattini ieri parlasse di 50 miliardi in Italia soltanto per il vaccino, se ho ben capito. Comunque sono cifre molto molto elevate. È chiaro che bisognerà mettere in atto una forte solidarietà. Forte solidarietà perché? Perché la solidarietà deve essere messa in campo anche in quelle aree di cui sappiamo poco o nulla. Se voi mi chiedeste qual è la situazione dell'Africa, io le posso rispondere per quello che è i dati dei nostri contatti in Uganda e in Ghana, però sappiamo tutti che in quelle aree è molto più difficile il controllo. Tanto per intenderci, il lavaggio delle mani. Ma ci sono aree dove l'acqua scarseggia e quindi il testing, tracing e tracking è evidentemente molto ma molto più difficile di poterlo fare. Allora, adesso io inviterei Pellico Maria Pia a fare la sua domanda. Sì, allora è quasi certo che questo virus si sia sviluppato in Cina e che sia passato dall'animale all'uomo a causa delle pratiche di macellazione in uso. Sembra che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fosse al corrente di queste pratiche, ma che effettivamente non le abbia mai vietate. Come mai non le ha vietate? Dunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità in realtà è un organismo a cui tutti i paesi appartengono, ed è un organismo in cui ci sono molti paesi membri. Io una volta andai, 30 anni fa circa, a rappresentare il Vaticano all'Organizzazione Mondiale della Sanità, da voce praticamente a tutti gli stati, quelli più piccoli come il Vaticano, San Marino, e quelli più grandi come la Cina e gli Stati Uniti. In realtà non ha un potere di legislativo, non è che può proibire determinate, può consigliare alcune cose, e lei ha perfettamente ragione. Non è tanto la macellazione quanto i cosiddetti live o wild market, la freschezza, diciamola così, degli alimenti in Africa ma anche in Cina viene testimoniata dalla presenza dell'animale vivo. Ora, finché sono polli, anche lì c'è il pericolo, ricordiamoci l'influenza aviaria, l'H5N1, oppure la possibilità della ricombinazione dei virus aviari
ad esempio nei maiali, e quanto più c'è un contatto tra animali sia domestici ma anche e soprattutto selvatici, tanto più c'è il rischio per l'uomo. L'ho detto nella breve premessa, le antropozoonosi rappresentano quello che è il challenge, la sfida più importante in questi anni, e con la possibilità del passaggio, dello spillover, come si dice in termine tecnico, cioè il passaggio e l'adattamento da una specie, nella fattispecie, perdonatemi, o il pangolino, o che è questo animale selvatico, o il pipistrello, dove forse tutto è iniziato, è l'uomo. In realtà il New England Journal of Medicine, lo cito per la seconda volta perché è una delle riviste di maggiore autorevolezza al mondo, aveva detto che quando tutto sarà finito, la Cina, che peraltro ha pagato in termini anche di contagiati, ma anche in termini economici un prezzo anche lei molto alto, dovrà chiedersi se non sia il caso di modificare delle inveterate tradizionali abitudini come questa dei mercati con animali vivi. Che però, professore, mi sembra che siano già riaperti, no? Almeno. Non è una buona notizia questa, purtroppo, perché finché ci saranno potenziali contatti tra, sì, è probabile, poi sa, la Cina è molto grande. La mia generazione ricordava, e lo dico come battuta, un vecchio film che con la Cina c'entrava poco, di Marco Bellocchio degli anni 60, La Cina è vicina. Mai come oggi la Cina è vicina, anche nelle sue pratiche, quelle meno condivisibili, come giustamente lei rimarcava, dei mercati. Io mi auguro che ci possa essere una, soprattutto anche perché in Cina, avete visto, allentate le mosse, allentate le misure, c'è stato un ritorno, c'è un'intera città in lockdown e tale rimarrà per 15 giorni. Quindi questo virus è un virus furbo e subdolo. Allora, siamo arrivati all'ultima domanda in scaletta. Prego. Sì, sì, Rosarianna, prego. Però un passo avanti l'hanno fatto, professore, adesso non mangiano più né cani né gatti. Sì, questo lo sapevo, ma in realtà io sono stato in Cina con mia moglie e degli amici nel 2010. Devo dire che la Cina è un paese straordinario e direi... quello che impressiona, io devo dire un po' per diffidenza da infettivologo, non sono andato nei wild market e forse nei circuiti turistici questi vengono accuratamente evitati, però mi dicevano che in realtà il mangiare il cane e il gatto è sì nella loro tradizione, ma nelle zone molto più periferiche della Cina, tanto per intenderci a Beijing, nelle aree Wuhan, quelle che hanno lo skyline tipo l'America, anzi forse meglio dell'America oggi, le abitudini non sono quelle. E se mi posso permettere, visto ormai il clima di grande confidenza, mi sento un po' in famiglia dopo circa due ore che siamo insieme. Il prossimo anno la vorremmo avere di persona, professore. Ma io verrei di persona volentieri. Anche perché, come le dicevo e come diceva anche la dottoressa Galati, la mia scuola non è una scuola normale, è una scuola diversa dalle altre. Me ne sono accorto, ma come vede le faccio questa confidenza che farei, direi, in una conversazione amichevole con mascherina, e se non è possibile la mascherina, un distanziamento di almeno un metro, due, ancora meglio. E quando andavamo nei ristoranti, gli europei gli davano il menù all'europea, quindi l'anatra laccata, alla pechinese, e però poi ho scoperto, con tanto di fotografie, anche perché non è che parlino, quelli che ho incontrato io, almeno un inglese posh, ma parlavano un inglese un po' più, direi, più difficile da comprendersi, e poi c'erano il menù per loro, in cui l'anatra c'aveva lo scorpioncino, l'insetto, che è una prelibatezza, del resto noi mangiamo i gamberi, i gamberoni, e
che per noi non fanno affatto impressione, ma ad esempio per alcune popolazioni in alcune culture, cito il coniglio, non viene ad esempio mangiato il coniglio. Io, a me piace molto e lo mangio. Ecco. Una carne bianca non fa male. No, non fa male, no. Va bene, allora dicevo, siamo arrivati all'ultima domanda in scaletta che ora sarà posta da De Giuseppe Anna Rosa, poi alla preside la parola per le conclusioni. No, poi una domanda io se è possibile. Va bene, Rosa Arianna. Allora, vorrei aggiungermi anche io che ho una domanda da un amico che purtroppo non ha potuto seguire questo. Volentieri, io non vado di fretta. Va bene. Allora, De Giuseppe Anna Rosa. Buon pomeriggio. Prego. Il lockdown è finito, ma il virus non è andato via. Ci attende un'estate diversa dalle altre, nella quale la popolazione dei giovani è ancora chiamata a proteggere genitori e nonni, riducendo le occasioni di stare insieme. Si tratta di cambiare abitudini e vivere e pensare in modo in un certo senso compresso. È possibile che tutto questo lasci traccia nel nostro futuro di adulti? Guardi, lei ha fatto le conclusioni che avrei voluto fare io e che avevo in qualche modo anticipato. Vuol dire che tra le persone giovani, e non ne avevo dubbi, c'è un mixing feeling, mi permetta di dire questo, c'è il desiderio di vedersi, di conoscersi, di riconoscersi, di sviluppare quelle relazioni che vi sono mancate, di intrecciarne delle nuove, ma al tempo stesso c'è anche un grande senso di responsabilità e di consapevolezza che stiamo parlando di una malattia grave, molto molto grave, e quindi commenterò soltanto l'ultima parte. Guardi, io ho conosciuto, per l'età che ho, le persone che avevano vissuto la spagnola, che è una malattia molto diversa da questa, ma che in una cosa si somiglia per la pandemia, la diffusione. Nessun paese al mondo era stato non colpito dalla spagnola, fino alle isole Svalberg, quelle ai confini del mondo, se possiamo dire, l'Australia, eccetera. E dicevo, io ho conosciuto le persone che avevano vissuto anche direttamente la spagnola, e la spagnola aveva lasciato a loro, in loro, nonostante fossero, quando le ho conosciute, un tratto indelebile che se lo sono portate per tutta la vita. Io non vorrei sembrare però né retorico né tragico. Io penso che dalle cattive esperienze, questa del lockdown, della difficoltà dei rapporti umani, la mancanza, mi piace molto quello che ha detto la preside, della fisicità, è un qualche cosa che ci manca a tutti, traiamo un ricordo che non sia sgradevole, cioè cerchiamo di trovare anche nell'animo umano anche gli aspetti più positivi, cioè cerchiamo di farne tesoro e di uscirne, scusate la banalità, un pochettino arricchiti, soprattutto quelli che sono i più giovani. Sì, chiedo alla dottoressa Galati magari, no, di intervenire su questa domanda che riguarda il futuro di questi ragazzi. Io intervengo e comunque evidenzio una parola che il professore ha detto, che è la parola consapevolezza. Cos'è che è cambiato? Cioè, forse non ce ne rendiamo conto. Non è che noi acquisiremo dei nuovi comportamenti. Noi questi comportamenti, purtroppo, per fortuna, li abbiamo già acquisiti. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma le nostre abitudini sono già cambiate. Cioè, noi abbiamo mutato i nostri comportamenti, e questo comunque si vede. Andiamo a fare la spesa con le mascherine, automaticamente ci distanziamo. Cioè, dobbiamo fare i conti con questa realtà. Ed è importante effettivamente anche, come posso dire, anche gratificarsi, no? per tutto quello che comunque abbiamo fatto. È importante riuscire a capire quanto anche noi abbiamo dato, no? Quindi è importante, come diceva il professore, cogliere questi elementi positivi, e come siamo stati in grado anche di fronteggiare appunto questo periodo. E questo è comunque un pensiero che comunque rivolgo anche a voi ragazzi, no? Quanto è importante dirvi, no? Cioè, andare a cogliere tutti quegli, diciamo, elementi positivi che ci sono stati da questa esperienza.
Sì, dottoressa, mi permetto un attimo di intervenire. Io personalmente ritengo che gli atteggiamenti che noi mettiamo in atto quando andiamo al supermercato siano più atteggiamenti di paura che abbiamo di un contagio, ma non perché in realtà io non ho cambiato atteggiamento, solo paura, cioè io mi devo sforzare di avere un atteggiamento perché per esempio a me capita, ma lo dico come esperienza mia, io ho una campagna qua vicino e vado spesso in campagna a fare delle passeggiate. Ecco, quando io vado in campagna esco senza mascherina, vado senza mascherina perché sono praticamente da sola. Francamente il mio atteggiamento è rimasto quello che io avevo prima, cioè a me verrebbe spontaneo a stare con un'altra persona, mi devo automaticamente imporre di bloccarmi, di mettermi la mascherina, perché se io vedo una persona a me viene naturale dare la mano. Quindi personalmente io ritengo che non c'è stata questo cambio, è un cambio imposto, non, che ancora non fa parte di noi, e questo che io le dico è perché, quando l'ho detto prima al professore ad inizio, le persone adesso che in questo 18 maggio, che vuol dire la fine del lockdown, si stanno comportando non bene, perché vanno senza mascherina, i ragazzi si incontrano, a Maglie stamattina c'era un nugolo di giovani che erano vicini gli uni agli altri, non certo a distanza di un metro, con le mascherine in gola come i ragazzi portano i caschi sul motorino, che se fanno un incidente si tagliano la gola. Quindi io non ritengo che sia cambiato, perché per avere un cambio ci vuole un periodo molto lungo di tempo e non due mesi. Io vorrei che fosse cambiato, ma questo non sono d'accordo con quello che dice lei, perché io invece ritengo che quando noi andiamo a fare la spesa, noi ci condizioniamo nel non avere rapporti, quindi è un qualcosa che noi ci imponiamo di fare, perché e di questo ne è prova tutta la gente che una volta dato il là per dire siete liberi, cammina con le mascherine abbassate, mi fa piacere che il professor annuisce, cammina con le mascherine abbassate, non mantiene le distanze. L'altro giorno sono passate e c'erano dei signori con un cofano aperto che ci avevano tutte e tre le teste senza mascherina, una accanto all'altro a vedere il motore. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi ci sono le persone responsabili che vanno con le mascherine, alcuni quelle chirurgiche, le famose altruiste, che mi consentono di non trasmettere agli altri. Allora già questo vuol dire che c'è un piccolo senso di responsabilità, ma non che noi siamo ancora cambiati. Se la cosa durerà un anno e mezzo, allora si potrà dire, ma in due mesi non penso che si cambi modo di essere, personalmente, mia modestissima e umile opinione. Io non sono d'accordo, io posso dirle che sì, non abbiamo capito che non siamo d'accordo, non siamo d'accordo sulla maggior parte delle cose. La differenza è che siamo stati costretti al cambiamento, non è stato un cambiamento che io ho voluto perché sono intenzionata a cambiare, la differenza sta nella costrizione del cambiamento. Però mi viene da dire, io penso che noi siamo piuttosto arrabbiati, cioè io so perché io leggo in lei molta rabbia in tutto questo. No, io non sono arrabbiata, dottoressa, però sono abituata a parlare in concreto. Io non penso personalmente che i nostri ragazzi, che non si vedono da due mesi, gliene freghi molto parlare e dire facciamo il punto della situazione, di che cosa stiamo parlando, cosa hai fatto, cosa non hai fatto. Loro si vogliono vedere, vogliono saltarsi addosso, vogliono baciarsi, vogliono abbracciarsi. È chiaro che adesso non lo possono fare, non penso, io le dico e le io non so se lei è mamma, io sono mamma di due ragazzi che hanno 18 anni e quindi parlo con cognizione di causa. Siccome io non amo molto le parole ma amo la concretezza, mi permetto di esprimere non con rabbia ma con senso di consapevolezza e di esperienza legata al fatto di essere madre di due ragazzi che hanno relazioni con gli amici e che soffrono il fatto di doversi vedere a distanza attraverso uno schermo, e in questo penso di interpretare il pensiero dei tanti ragazzi che adesso ci stanno ascoltando, che sono bravissimi. Io le posso assicurare che i nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri adolescenti sono bravissimi e sono stati eccezionali in questa fase, perché in prima persona le posso dire che nessuno si è mai lamentato. Avranno sofferto questa mancanza, ma l'hanno accettata con grande senso di maturità e di consapevolezza di un problema serio che c'è stato, purtroppo c'è caduto addosso
come una cosa inaspettata. Il professore parlava di un ma infatti, presidente, mondo irreale. Ogni mattina mi svegliavo con la speranza di sentire dal televisore, ecco, ce l'abbiamo fatta. E invece era sempre la posso interrompere solo su questo punto, poi veramente mi taccio, perché la capisco profondamente, mi creda. Cioè, effettivamente è questo che dobbiamo cogliere. Lei stessa ha detto che i nostri ragazzi sono stati bravissimi, cioè è proprio là sta l'apprendimento del cambiamento. Loro si sono dovuti adattare a questo cambiamento e lo hanno fatto. Poi arriva un punto in cui, come dicevo, vogliono guagliare. Però purtroppo, cara presidente, cioè possiamo soltanto alzare le spalle, non lo so, cioè purtroppo siamo in una... Forse è meglio alzare le spalle, però non dite ai ragazzi che vi chiedevano parlare, perché francamente a loro di parlare non gliene può fregare di meno. Va bene, io, professor Cauda, se lei vuole dire qualcosa... Sì, no, c'erano due domande. C'era Rosarianna, prego. Due domande, poi dico io una cosa, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda sua. Grazie. Prego, Rosarianna. Grazie. Allora, io volevo chiedere, forse la domanda si riallaccia pure a quello che abbiamo detto prima, no? Durante queste, diciamo, in questa avventura che abbiamo avuto tutti quanti, abbiamo anche adottato delle misure, l'abbiamo adottato in modo violento, da un giorno all'altro praticamente la nostra vita è cambiata. Però alcune misure abbiamo visto che effettivamente in modo molto molto drastico hanno anticipato anche dei meccanismi che noi avevamo intenzione di attuare, per esempio lo smart working, no? E anche il fatto di non avere tanta mobilità che abbia migliorato la qualità dell'aria. E allora io le chiedevo, ci sono degli atteggiamenti che abbiamo adottato in questo periodo, degli atteggiamenti, delle modalità di vivere, di lavorare, eccetera, che lei continuerebbe a portarsi in futuro? E anche riguardo ai ragazzi, secondo lei in questo periodo hanno aumentato il loro senso civico, il loro senso di responsabilità, l'attenzione verso l'altro? Rispondo. Perciò dicevo, si ricollega, può darsi, alla domanda di prima, perché effettivamente se questi ragazzi sono cambiati un po' dentro, nel senso che pensano, hanno un pensiero in più per i genitori, hanno un pensiero in più per la società, sapendo che un loro comportamento individuale può mettere a rischio un'intera comunità, forse si sviluppa questo senso di responsabilità, diciamo, si sviluppa, dà un'accelerata al senso di responsabilità. Come mai c'è una diversa risposta immunitaria nei livelli? Sì. Una diversa risposta immunitaria. Allora, era la domanda che stava facendo. No, magari diamo la possibilità. Allora, prima rispondo che questa sì, sì, prego, non era faccio una, così poi non farò nessun tipo di conclusione. E io quando ho esordito dicendo che ne sarei uscito arricchito, voi forse avete pensato, la preside, che fosse una frase di circostanza che si dice in questi casi. Io ne ero convinto e ne esco arricchito. Ne esco arricchito in che senso? Anch'io sono un docente come voi, soltanto che ho delle persone più adulte alle quali insegno in Italia, insegno in vari paesi europei, ho insegnato a lungo negli Stati Uniti, quindi con delle esigenze e delle responsabilità e un modo di vedere diverso, con delle differenze ovviamente che lo studente di Parigi poi non è poi così diverso dallo studente di Roma, però è un po' l'età, io credo, che faccia da spartiacque. E io ho capito benissimo quelle che sono, benissimo si fa per dire, ma attraverso le parole della preside, della professoressa, ho intuito molto di quelle che sono il disagio, le difficoltà, anche l'essere così sbalzati in una realtà che non sappiamo, non ce l'aspettavamo. Io l'altra mattina a un certo punto stavo andando a prendere la macchina in garage e dico, ho preso questo, ho preso questo, non ho la mascherina, cioè
capite, non è che sia così naturale uscire da casa con la mascherina, è qualche cosa che noi ci dobbiamo imporre, ce lo imponiamo perché così deve essere fatto. Quindi concordo sul fatto che i mesi sono stati pochi, ma è come se ci fosse capitato uno tsunami. Guardi, guardate, io vi racconto anche questa. Di fronte è stato costruito praticamente in 10 giorni, forse meno, riconvertito un ospedale qui al Gemelli per il Covid, e abbiamo mandato in prima linea nella firing line i nostri specializzandi del terzo e del quarto anno. Mi ricordava quello che erano i ragazzi del 99, e si sono comportati benissimo, i ragazzi del 99 della prima guerra mondiale. Quindi abbiamo vissuto cose che non avremmo mai pensato di vivere, li avevamo tenuti fino a ieri, guarda questo, e hanno risposto non in maniera perfetta, più che perfetta, bravissimi, non sono stati veramente più che all'altezza del loro compito e hanno fatto tutto quello che dovevano fare in modo magnifico. Quindi ci sono degli aspetti anche positivi di cui io ho potuto toccare con mano. Riguardo uno degli aspetti positivi è forse il fatto che utilizziamo di più l'infosfera, non è soltanto il andare a vedere le notizie magari sul web o consultarle per le nostre lezioni, per le nostre ricerche, ma anche per fare uno smart working. Io ho fatto lezione con le diapositive, e le diapositive, brutto termine, spicherate, e che gli studenti poi sulle piattaforme le hanno seguite. Però c'è un però. Oggi mi sembra di avere letto che autorevoli voci dicevano che la scuola è anche contatto, la scuola non è soltanto apprendimento sui libri, ma è anche il contatto di vedere il professore, vederlo in carne ed ossa e di vedere i propri compagni. Quindi questo è indubbiamente un qualche cosa che ci è mancato, che mi è mancato, che vi è mancato. Però forse si potrà un po' migliorare le cose. Il prossimo anno, sperando che il Covid ce lo consenta, potremmo ritornare in aula, ma forse qualche uso anche delle piattaforme per, come complementarietà alle lezioni, potrebbe essere anche utile farlo. Quindi sono d'accordo con lei, il patrimonio dello smart working non credo debba essere vanificato. C'è un'ultima domanda, poi io ho abusato anche troppo del vostro tempo. Prego. Ma sta scherzando, professore. Allora, il ragazzo che deve fare la domanda. Sì, grazie. Ci sarebbero due domande da parte di mio amico, non so. Davide, faccio tutte entrambe. Io gliele faccio, poi lei vada quando crede che sia abbastanza. No, io mi fermo per tutto il tempo e aspetto le conclusioni della presidente. Allora, la prima è: qual è il legame tra la diversa risposta immunitaria in alcuni pazienti e dei livelli anormali di immunoglobuline di tipo G ed M? E la seconda invece è... Mi faccia una, perché sa, io, come è successo qualche volta, poi mi dimentico la prima e gliela devo richiedere. Dunque, io credo che ci siano due domande, due aspetti nella stessa domanda. La risposta immunitaria è differenziata perché nei confronti del virus sicuramente c'è una risposta legata alle cellule NK, natural killer, che impediscono o rendono più difficile l'ingresso del virus in alcuni soggetti. Ad esempio, le donne sembrerebbero meno colpite rispetto agli uomini. Anche qui poi bisognerà vedere sui grandi numeri se quello che si era visto in Cina si andrà a rivedere. I bambini, per una vaccinazione, le vaccinazioni, punto interrogativo, che hanno stimolato una trend immunity, come si chiama in questi casi, un'immunità di tendenza, sono più protetti? Non lo sa nessuno, quindi lo cito soltanto come possibilità. Evidentemente questa è la difesa. Per quello che riguarda le immunoglobuline G e le immunoglobuline M, io credo che lei si rifaccia ai test sierologici. Cioè,
Oggi noi sappiamo che si può mettere in evidenza chi è venuto a contatto col virus e proprio cito, perché mi sembra ci sia l'esperimento, la segnalazione a Taranto tra ieri e l'altro ieri, in cui si diceva che ci sono dei casi di polmonite da sputato Covid che avevano il tampone negativo. In realtà il tampone è negativo in un terzo delle persone che hanno il virus, perché tutti i test hanno dei limiti. In questi casi può essere d'aiuto, ad esempio, fare la sierologia, che dopo 5 giorni diventa positiva per le IgM e dopo 10 circa per le IgG. Queste durano a lungo, mentre le IgM dovrebbero scomparire, e si è visto da uno studio pubblicato su Nature nei 200 pazienti in Cina che questi pazienti tutti hanno sviluppato gli anticorpi. E allora mi permettetemi di dire che è vero, oggi non possiamo dare a nessuno la patente di immunità, ma quei soggetti che hanno gli anticorpi probabilmente, alla luce degli studi che verranno fatti e che si stanno facendo in tante regioni, compreso il Lazio, compreso la Lombardia, il Veneto e credo sicuramente anche la Puglia, potremmo avere qualche informazione in più e quelle persone forse un domani potremmo dire sono abbastanza immuni dal virus. La seconda domanda? Grazie. La seconda domanda è: come cambia la pericolosità del virus in presenza di altri virus all'interno del paziente, ad esempio una banale influenza anche? Dunque, questo noi non lo sappiamo. Generalmente questo virus ci ha insegnato delle cose che non sapevamo e che hanno un po' cambiato le nostre convinzioni. Noi sapevamo che in genere gli asintomatici non trasmettono così frequentemente la malattia come i sintomatici e abbiamo dovuto cambiare opinione. L'ha cambiata anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi voci molto molto autorevoli. Per quello che riguarda la presenza di un altro virus, in genere ci dovrebbe essere l'interferone, cioè l'interferenza. In genere quando ci sono due virus, uno agisce proteggendo dall'altro. Però, questo non sappiamo se funziona tra l'influenza, ad esempio, e il Covid-19. Sembrerebbe non aver funzionato, perché il Covid si è sviluppato durante il picco della stagione influenzale ed è stato uno dei motivi per cui il virus non è stato immediatamente la malattia identificata in maniera assolutamente inconsapevole e assolutamente incolpevole. La regione Lazio, a dimostrazione di questo, di una potenziale un potenziale potenziamento, scusate il bisticcio di parole, tra l'influenza e la malattia Covid-19 ha reso obbligatorio per le persone oltre 65 anni o chi non ha 65 anni ma ha delle malattie sottostanti cardiovascolari, diabete, tutta una lunga lista, la vaccinazione anti-influenzale. Questo per ridurre il rischio di un eventuale potenziamento, ma soprattutto per evitare la confusione, che uno possa confondere l'influenza col Covid-19 o viceversa. È chiaro che se c'è un numero notevole di persone vaccinate, queste saranno protette nei confronti dell'influenza e quindi più facilmente si riconoscerà il Covid-19. Allora, preside a lei la conclusione. Sì, io devo dire che è stata un incontro molto molto interessante e non sono intervenuta prima quando lei ha parlato della didattica a distanza. La didattica a distanza è stata importante, diciamo, perché ha consentito ai nostri studenti di continuare, di andare avanti. È chiaro che la scuola non è soltanto trasmissione di contenuti, perché purtroppo con la didattica a distanza tu trasmetti contenuti a tutti i suoi limiti. Io ne parlo davanti ai miei studenti, connessioni che non ci sono, che saltano, non si sa per quale motivo, ma proprio nel momento delle interrogazioni automaticamente la connessione salta. Loro sorridono, io ne vedo qualcuno adesso qui, però diciamo che
le strategie ci sono in presenza e ci sono anche, diciamo, nella didattica a distanza. È stata importante, ma la scuola è presenza, la scuola è relazione, la scuola è sguardo dal vivo, che comunque ti trasmette il senso della collettività, del rispetto, della pratica anche quotidiana, no? Della vita. Si dice che la scuola è una palestra di cittadinanza perché metti in atto una serie di cose che purtroppo a distanza tu non puoi mettere. Eppure, diciamo, grazie a questa didattica a distanza che ci ha consentito anche di poter parlare con lei, di poter ascoltare tutte le grandi cose che lei ha detto con grande generosità e grande semplicità. E noi abbiamo bisogno di voi, noi abbiamo bisogno di persone che comunque rappresentino una luce. Sappiamo che c'è la ricerca, sappiamo che ci siete voi che continuate a studiare, che cercate di proteggerci e tutelarci, gli eroi. Non ci sono più i supereroi, c'era una vignetta bellissima dove c'erano tutti i supereroi schierati a destra e a sinistra e passavano i medici e gli infermieri e i supereroi si inchinavano, perché veramente il lavoro che voi avete fatto in questi mesi, rischiando la vita, e ne abbiamo persi anche tanti di operatori sanitari, è stato fondamentale. Per cui io, a nome di tutta la mia comunità, vi dico grazie per quello che fate, per quello che farete. La ringrazio per averci concesso il suo tempo prezioso per aiutarci a capire di più di questo brutto virus e, insomma, ringrazio anche la dottoressa Galati. E un ringraziamento particolare va comunque alla mia professoressa Perrone, perché è in pensione, ma lei riesce a contattare i più grandi nomi della scienza per aiutare i nostri ragazzi che io adoro e che mi mancano tanto, perché io continuo ad andare a scuola la mattina e le assicuro che è veramente molto triste. Ci sto male perché la mia presidenza è vuota, perché non sento le voci dei ragazzi, non sento i rumori delle sedie e dei banchi che si spostano da sopra la presidenza, che mi dava sempre molto fastidio. Io li rimproveravo, salivo a rimproverarli, e adesso mi manca, come tutte le cose. Per cui io mi dispiace, sa che cosa mi dispiace? Mi dispiace pensare ai ragazzi che faranno l'ultimo anno, che faranno gli esami di maturità, che hanno lasciato la scuola dall'oggi al domani, convinti che si sarebbe trattato di una settimana, di 15 giorni, ma dentro di loro pensavano che comunque sarebbero tornati, ragazzi che non hanno fatto la gita dell'ultimo anno, non hanno fatto i 100 giorni, non hanno fatto il pranzo con i loro professori che hanno avuto ben 5 anni, ragazzi che non vivranno. C'era un articolo bellissimo l'altro giorno su Repubblica di, non ricordo adesso di chi, ma che diceva: sai, questi ragazzi dell'ultimo anno non avranno le mani sudate, non faranno la calca vicino ai cancelli per prendere il posto che sia al centro dei banchi tutti in fila, vivranno una maturità strana, una maturità diversa. E la ricorderanno probabilmente per questo. E quindi io ringrazio davvero di cuore il professor Cauda, lo invito già adesso per il prossimo accettato anno. L'invito, ecco, grazie. Per cui, per poterci vedere di persona, le mando un abbraccio virtuale a nome di tutti noi. Grazie e grazie davvero. Comunque cosa, contattatemi, mi fa piacere, poi avremo modo magari di dialogare o per telefono. Io magari la professoressa Perrone mi manderà il suo telefono. Assolutamente. E così magari ci parliamo per telefono, volentieri, o via Skype, così, perché magari può essere molto interessante. Tra l'altro, guardi, mentre lei stava parlando, poi veramente mi taccio, ci sono noi, lei parlava prima di lauree, no? La laurea in cattolica. Beh, noi laureiamo delle persone, dopo 6 anni laureiamo in maniera virtuale. Senza l'abbraccio, senza la commissione, senza quella presenza dei parenti. È un grandissimo sacrificio. Speriamo che questo sacrificio sia almeno utile per farci superare questa brutta, allora, brutta. Professore, trovateci una cura,
fate quello che dovete fare, perché noi, vale, lei verrà, io la voglio abbracciare, quindi lei cerchi, non venga se non possiamo abbracciarci. Va bene, non verrò. troviamo. Va bene, vedrà che qualcosa, io penso sono abbastanza ottimista, non faccio però previsioni, perché le previsioni si fanno per essere smentite, quindi non le faccio. Un grande saluto agli studenti, ai professori e a lei, alla collega psicologa, a lei in particolare, e per la grande ospitalità in questa scuola virtuale in cui mi sono trovato benissimo. Grazie, grazie. Grazie professore, grazie a lei. Grazie dottoressa Galante, grazie. Facciamo un applauso. Grazie. Arrivederci, grazie. Ciao ragazzi, siete stati bravissimi. Dirvi ragazzi, da parte della vostra preside, che mi mancate tanto. E quindi grazie, non vedo l'ora preside. Di rivedervi. Non vedo l'ora di rivedervi. Dirvi questo ve lo dico con il cuore, siete appena pochini, però anche i miei prof mi mancano tanto e quindi ci tenevo a dirvelo. Va bene? Un abbraccio. Ciao ragazzi, lei, buongiorno. Buongiorno.